Ricevitoria Gerace, a Montepone-Lido. Da noi puoi giocare Supera 8, Totogol, Totocalcio, Trist Giornaliere e Win for Life, ogni ora. Agenzia autorizzata per le scommesse sportive Match Point. Ricariche telefoniche, pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio. Ed in attesa della tua giocata vincente, puoi consumare un gustoso aperitivo nell'annesso bar Ricevitoria Gerace. Vi aspettiamo in via Padre Pio a Montepone Lido. Su di noi puoi scommetterci. Il generale Inverno e sorella Pioggia salutano l'inizio di questa partita, dove il Montepaone affronterà con coraggio una squadra volitiva e coraggiosa quale il Taverna, ma la capolista o quella che deve fare da capolista non può fermarsi. Gentili telespettatori, buon pomeriggio dal comunale Frabotto Mannesi di Montepaone, dove stanno scendendo in campo per il campionato di prima categoria Girone C due squadre, il Montepaone ed il Taverna, che si affronteranno sotto una pioggia battente per la decima giornata appunto dello stesso campionato, ripetiamo, prima categoria Girone C. Agli ordini del signor Aurilio della sezione di Paola si schierano con queste formazioni le due squadre: il Taverna, Talarigo, Corea, Colosimo, Puleo, Corigliano, Pupo, Minoliti, Nicoletti, Giglio, Cariati, Vono. In panchina, insieme a Mister Folino, Frustaci, Pullano, Aiello, Veraldi, Viscomi, Procopio e Canino. Il Montepaone, oggi in tenuta verde, presenta Emanuele Fiorentino, Francesco Fiorentino, Ursino, Mellace, Conidi, Doria, Vatrella, Marco Voci, Pirritano, Marcellino e Domenico Voci. Mister Alessandro Pisano ha portato con sé in panchina Leone, Macri, Pisani, Rattà, Paparazzo, Sgro e Ienco. E sottolineiamo che Ienco è un millennium, cioè uno di quei giocatori che sono nati nel 2000. Così come ieri Kin per la Juventus ha esordito in Serie A, ora incominciamo a vedere questi giovani nati nel 2000, classe 2000, che giocano appunto nei nostri campionati. E intanto i giocatori si salutano, il fair play in campo e come di solito a Montepaone e non solo, un po' ovunque, importante, si salutano e noi vi avvisiamo che il Montepaone presenta una tenuta verde con calzoncini gialli e calzettoni verdi con bordo bianco, mentre il Taverna è nella classica tenuta bianco-rossa a quadrettoni. Il signor Aurilia sta verificando che tutto sia nelle migliori condizioni possibili. La pioggia battente che ci ha accompagnato fino a qualche minuto fa sembra ora svanita, però sicuramente tornerà e il campo non è nelle migliori condizioni per quanto sia stato lavorato durante tutta la giornata, presenta delle chiazze di bagnato che potrebbero essere fastidiose per i giocatori. Il signor Aurilio intanto si sta consultando e sta controllando anche la situazione delle panchine, vediamo che va a dire qualcosa a una delle due panchine chiedendo appunto precisione, mentre a battere il calcio d'inizio sarà il Montepaone, che durante il riscaldamento nel prepartita è stato seguito direttamente da mister Pisano, che ha dato gli ultimi consigli. Abbiamo sentito ad alta voce che diceva: mi raccomando, giocate considerando che sui rasoterra le pozzanghere potrebbero essere fastidiose. Il signor Aurilia ha finito di parlare con mister Folino del Taverna e lo stadio, nonostante qui nella parte scoperta sia vuoto, nel primo anello è praticamente stracolmo, e anche qui in tribuna stampa abbiamo la possibilità di confrontarci con numerosi colleghi di altre testate, sia televisive che di carta stampata. Ed è partita appunto la partita con il pallone che è finito in rimessa laterale che viene affidata ad Ursino, schierato oggi sulla sinistra. Colpo di tacco di Vatrella, interviene subito in rilancio il Taverna ma recupera Mellace. Momento di piccola confusione, cercando di capire e di studiare anche le condizioni del terreno, e il pallone viene affidato a Marco Voci, che alza la testa e poi tenta il lancio in profondità, dove però il Taverna è pronto a respingere, ma il Montepaone ha iniziato con l'acceleratore a tavoletta. Tocco per Vatrella, ha di fronte a sé un avversario, si tratta di Corea, cerca di evitarlo, in scivolata il numero 2 del Taverna mette la palla in rimessa laterale. Dicevamo un Montepaone subito all'attacco quando non è passato neanche un minuto dall'inizio della partita, e sicuramente voglioso di poter subito dimostrare agli avversari di essere in palla e di essere quella attualmente vice capolista, che però vuole riprendersi il trono, visto che ieri il Fronti ha vinto in casa e ha superato per il gioco di questo campionato
campionato spezzatino, dove si fa una partita e poi si attendono le altre, ha superato momentaneamente in classifica il Montepone. Il rilancio sarà effettuato dal destro di Tallarigo, la palla supera abbondantemente la metà campo, si impenna, Mellace non la controlla e attenzione al numero 9 del Taverna, il temutissimo Bombergiglio, capocannoniere con 7 reti in questo campionato, uomo che però si è sempre prodotto in doppia cifra in ogni campionato in cui abbia militato. La rimessa è per il Taverna, il tocco è per il centrale Corigliano che controlla il pallone, alza la testa anche lui e scarica per Corea, subito raddoppio delle marcature da parte del Montepaone e poi Corigliano che cerca il lancio lungo, la spizzata è per Giglio, chiuso subito ma recupera la palla Cariati, si accentra, scarica e di destro c'è un tentativo di tiro da parte del numero 7 Minoliti, ma il pallone si infrange sul muro del Montepaone e riparte ancora la manovra ragionata dell'11 di mister Pisano. A controllare il pallone ora il numero 5 Conidi, vediamo che il giovane Doria, il fuoriquota insieme a Marcellino, è oggi schierato in posizione diversa da quella di quasi attaccante puro delle precedenti partite e la palla intanto viene scambiata tra Marco Voci e Ursino. Viene allargata poi per il numero 5 Conidi e ci sembra che mister Pisano abbia optato almeno in fase offensiva per una difesa a 3. Il tocco è per l'esterno alto di destra Fiorentino che scambia con Conidi, abbiamo superato la metà campo, appoggio per Pirritano che scarica subito di sinistro per Mellace che a sua volta cerca di allargare dove però non riceve il pallone Ursino. Riparte subito l'offensiva del Taverna ma Mellace blocca le velleità offensive del numero 10 Cariati che cercava di fisico di andarsene in velocità. Rimessa laterale quando siamo giunti al terzo minuto del primo tempo, chiaramente 0-0, ma una partita che ha già sconfitto anche la pioggia da parte delle due squadre che è andata via permettendo appunto agli atleti di incominciare a prendere confidenza col terreno e con le varie trame offensive da impostare. Allarga il pallone verso Fiorentino, ha di fronte a sé Minoliti, lo salta in velocità, parte sulla destra l'espresso Francesco Fiorentino che poi scarica il pallone in direzione del non si capiscono Pirritano e Domenico Voci, ma anche la ripartenza del Taverna è eccessivamente rapida e la palla viene sprecata con recupero da parte della difesa del Montepaone stesso. I giallo-verdi impostano con Ursino, uno scambio con Marcellino e poi la palla finisce in cassaforte tra i piedi di Marco Voci, oggi schierato in posizione arretrata. Scambia con Mellace, cercano di far salire la squadra avversaria con fraseggi ragionati e poi Marco Voci che lancia in velocità, è partito Ursino, consueto movimento degli esterni da parte di mister Pisano. La palla arriva in mezzo e svetta di testa, in questo caso prima del numero 5 Corigliano che mette in calcio d'angolo, ci è sembrato si trattasse del numero 3 Colosimo. Quindi subito primo calcio d'angolo in favore del Montepaone con Mellace che si avvia appunto alla battuta e probabilmente batterà di destro e quindi una parabola a rientrare da parte del numero 4 del Montepaone che con esperienza si pone la palla un po' oltre la lunetta, marcatura uomo da parte del Taverna, la palla non si impenna ma torna ancora tra i piedi di Mellace che cerca ancora un cross e ribatte Corigliano, un altro giocatore storico nell'ambito del non solo la prima categoria ma direi in chiave regionale calabrese, e abbiamo da annotare subito il secondo calcio d'angolo in favore del Montepaone. Ricordiamo che stiamo operando grazie alla maestria di Pasquale Lentini che guida appunto la squadra esterna 7 di S1 TV e all'ottimizzazione di tutto il programma salutiamo Teresa Nisticò che è anche operativa sempre per rendere al meglio tutto quello che è l'aspetto tecnico di una telecronaca, in questo caso fatta un po' sotto la pioggia. Ma attenzione perché ha impostato l'attacco Colosimo che tocca verso Cariati. Cariati cerca di aspettare il ritorno ai compagni e poi riscarica la palla a Colosimo, chiede palla il numero 6 Pupo, allarga per Giglio, Giglio spalla alla porta Franco bollato in prima battuta da Doria, riesce però a liberarsi, si gira sinistro ed è velenoso questo sinistro di Giglio in corsa che però non impensierisce Emanuele Fiorentino che stava controllando appunto l'andamento dell'azione e ha potuto vedere che la palla andasse fuori. Attenzione alle pozzanghere che impediscono al pallone di rotolare come aveva saggiamente indicato anche mister Pisano e quindi va ripetuta la rimessa dal fondo e stavolta si batte dal vertice sinistro dell'area piccola del portiere e sarà anche Fiorentino oggi in elegante tenuta tutta azzurra con scarpe rosse a rilanciare l'azione. Salta Marcellino ma più alto di lui arriva Nicoletti, la palla però finisce lo stesso ad Ursino, Ursino si appoggia per Marco Voci che allarga subito verso
l'altro giocatore di esperienza, appunto, Conidi, che porta ora avanti la palla mentre già incomincia a muoversi Fiorentino, ma si preferisce optare per vie centrali per Mellace, che poi sventaglia in direzione di Vatrella, non si capiscono i due e il pallone si perde in rimessa laterale. Anche i due mister, pur riparandosi dalla pioggia, sono, rimanendo nell'area di competenza, comunque fuori dalla panchina, e stavolta toccherà a Correa effettuare questa rimessa laterale che cerca di favorire con Cariati, che però viene bloccato da Orsino, ed è ancora il Montepaone a ripartire. Mellace, esterno destro in direzione di Fiorentino, riceve la palla di fronte a Seminoliti e preferisce ragionare con Conidi. Ancora Conidi, Fiorentino, mentre si fa vicino Mellace, e il tocco all'indietro è per Emanuele Fiorentino. Il Montepaone continua, pioggia o non pioggia, a macinare gioco, ragionando soprattutto in partenza e soprattutto quando si tratta di impostare l'azione. Si prende palla responsabilità Mellace, appoggia verso il numero 11 Domenico Voci, che si allarga verso Conidi. Conidi avanza e supera la metà campo a testa alta e lancio in profondità, ma si chiude bene il Taverna con Minoliti, che però non riesce ad arpionare il pallone. Scontro deciso tra Pirritano e il suo diretto marcatore. Il signor Origlia Di Paola fischia con veemenza e comanda la punizione in favore dei gialloverdi di casa del Montepaone, e però facendoli arretrare di qualche metro. Quindi ci sembra uno di quegli arbitri attento ed esperto, che cerca quindi di unire l'utile al dilettevole, penalizzando magari una squadra e però facendo arretrare la punizione. Mellace, tocco per Conidi, e intanto, venendo meno la pioggia, anche il secondo anello incomincia a riempirsi. Il cross per Pirritano, gol! Pirritano, quando siamo al settimo minuto, anzi all'ottavo, su un preciso cross di Fiorentino, arriva di destro, brucia gli avversari, ancora una volta alla Cristiano Ronaldo, e mette dentro un gol importante. Quindi possiamo annotare che al settimo del primo tempo il Montepaone passa in vantaggio grazie a una volée di destro al volo in corsa di Pirritano, che quando viene chiamato in causa accende gli animi dei tifosi e soprattutto porta in vantaggio il Montepaone. Quando siamo giunti all'ottavo minuto, Montepaone 1 Taverna 0, e questo è sicuramente un colpo duro per la squadra del Taverna, che pure è venuta accompagnata da numerosi tifosi, che però ora avrà eventualmente tutto il tempo per cercare di recuperare. Riceve il pallone Colosimo, scambia col numero 8 Nicoletti, che avanza e cerca subito di far riprendere l'azione al Taverna. Il pallone rimbalza, lo arpiona Giglio, che controlla ma viene chiuso da Fiorentino, che poi di testa appoggia verso Mellace. È stata una consueta azione del Montepaone, che dalla sinistra ha cercato di portare avanti gli esterni, ma attenzione, perché recupera il pallone Giglio, si gira, evita l'intervento di Voci Domenico, che spende un fallo tattico buttando a terra appunto l'avversario con una spallata. Fallo non cattivo, ma certamente importante per evitare a Giglio, che è molto temuto dall'alto appunto del suo ruolo di capocannoniere, è molto temuto, ogni spunto che fa viene marcato appunto dagli avversari. Ma tutto il Taverna è sicuramente squadra coriacea, quadrata, ben messa in campo, rispetto alla quale il Montepaone dovrà dare il meglio di sé per poter continuare a mantenere questo vantaggio acquisito prima dello scoccare del decimo minuto col gol di Pirritano. Ricordiamo in generale che il Montepaone di solito la maggior parte dei suoi gol li segna tra il 30° e il 70° della partita. Era successo solo in un paio di occasioni che segnasse nei primi 10 minuti, e quindi questa è una novità interessante per quello che riguarda lo score e le statistiche che accompagnano appunto le nostre analisi tecniche. E sul pallone sono messi in tre, vediamo Correa, vediamo Giglio, vediamo, ci sembra anche, se non andiamo errati, Cariati, vediamo chi parte. Parte Giglio di destro, velenosa la punizione, Fiorentino si tuffa ugualmente, sfiora la palla e mette quest'ultima in calcio d'angolo, per prudenza probabilmente e per evitare che rimbalzi fasulli potessero impensierirlo. E quindi primo calcio d'angolo in favore del Taverna, con Correa che si avvia a battere. Sarà una battuta ad uscire, perché anche in questo caso il giocatore è destro. Movimento al centro dell'area, la palla si impenna, colpo di testa, Giglio recupera il pallone, mischia terribile, un batti e ribatti al centro dell'area, alla fine Pirritano, che fino a questo momento è il match winner, a recuperare il pallone, a far uscire il Montepaone da una situazione pericolosa. Quando siamo giunti soltanto all'11° del primo tempo, col Montepaone in vantaggio, ma con le due squadre che si stanno dando battaglia su un terreno difficile che forse limita i potenziali tecnici delle stesse, Cariati mette in mezzo un pallone, chiama la palla Fiorentino, fa rifiatare la sua squadra e riparte appunto con
decisione, facendo salire appunto tutti. Dicevamo il 3, presumibilmente 5-2 in fase offensiva da parte del Real Montepaone, che probabilmente però poi schiera almeno 4 difensori nella fase difensiva quando si tratta di aspettare le spuriate degli avversari. E intanto è lo stesso Conidi che scambia con Doria, che cerca di andarsene, senza fallo gli viene rubata la palla, avanza appunto il Taverna, che fa sempre riferimento a Giglio, una sorta di Higuain per quanto riguarda la squadra di Taverna. L'apertura lunga vede però l'intervento difensivo di Fiorentino, che di testa cerca di recuperare il pallone, si confronta anche con Minoliti e la palla finisce in rimessa laterale affinché Colosimo possa appunto effettuare la stessa. Il pallone poi finisce ancora a Minoliti. Minoliti cerca l'uno contro uno contro l'avversario, mette in mezzo e Mellace spazio con sicurezza, ma il Taverna sicuramente ha avanzato il baricentro e intanto però il rimbalzo favorisce il Montepaone. Dicevamo, il Taverna ha avanzato il proprio baricentro sicuramente per reagire al colpo duro inferto da Pirritano quando correva l'ottavo minuto del primo tempo. Cross di Fiorentino, volé al volo di destro di Pirritano, e Conidi che controlla il pallone, non si intende con Fiorentino e la palla scivola in rimessa laterale. Sarà competenza di Colosimo effettuare la rimessa. Riceve appunto e imposta il Taverna, con Corigliano che con grande esperienza manda la palla in avanti, colpo di testa di Fiorentino in uscita e la palla è ancora in rimessa laterale. Sicuramente il Montepaone, dopo aver colpito, ora sta valutando un attimo la reazione del Taverna. Quest'ultima squadra invece sta cercando di accelerare, trovando quelli che possono essere i varchi in una difesa come al solito ben organizzata e molto attenta, qual è quella dei catanzaresi giallo-verdi, o verde-giallo, qual dir si voglia. Intanto si riprenderà con una rimessa laterale affidata da quel lato sicuramente a Fiorentino, che tocca per Pirritano, che difende il pallone, riappoggia per Fiorentino, la palla finalmente esce dal bunker e passa a Mellace. Mellace tocca per Marco Voci, si distende l'intero Montepaone, tocco per Vatrella, cerca di inserirsi Marcellino, alla fine è favorito Ursino, che vede Marcellino, gli mette la palla sui piedi e l'arbitro intravede un fuorigioco che ora verificheremo al nostro server di servizio, ma ci sembra che fosse proprio al limite, o probabilmente non ci fosse proprio, ma comunque in questi casi comanda l'arbitro il signor Origlia, che sta anche indicando dove vada battuta con precisione la punizione. È sicuro, intanto c'è lo scambio Tallarigo Corigliano. Il lancio vede ancora impegnato Ursino in un colpo di testa, Marcellino che difende con eleganza la palla, poi la scarica all'indietro per Marco Voci. Marco Voci alza la testa ma preferisce ragionare insieme con Fiorentino, che addirittura esce dall'area di rigore per partecipare all'impostazione di questa fase offensiva, che però è ancora relegata nella metà campo della squadra di casa. Intanto riparte il Taverna, se non passa la palla dai piedi di Giglio non si fa niente, poi è il numero 8 Nicoletti che allarga ancora per Minoliti, ancora Nicoletti che poi appoggia per Giglio. Importante il movimento del centravanti, che oltre a fare il centravanti appunto esce dalla difesa per cercare di attirare su di sé quanti più avversari possibili e aprire varchi per quella che è la possibile attività di attacco della propria squadra. Intanto è Fiorentino che riceve la palla e stiamo per affrontare il quindicesimo del primo tempo di una partita che comunque, come al solito, come di solito si vede qui al comunale di Montepaone, non lascia momenti di pausa ed è sempre combattuta qualunque siano le squadre che appunto affrontano il Montepaone. E intanto Ursino, la palla scivola verso Vatrella, se ne va l'espresso di Staletti alla disperata, ma in maniera efficace Corea tocca la palla in scivolata e mette la palla appunto in rimessa laterale. Vatrella, come da istruzioni acquisite in allenamento, lascia all'esterno basso Ursino il compito della rimessa. Voci gli restituisce la palla, Ursino partecipa al cross e tocco di testa di un difensore del Taverna, mentre la palla finisce a Mellace. È partito Fiorentino, l'altro esterno, altro cross preciso, colpo di testa, anzi arriva Vatrella di destro, ma non è finita. Marcellino mette in mezzo Pirritano e alla fine sbroglia tutto Tallarigo. Pirritano ha tentato il numero con un colpo di tacco elegante, ma effettivamente quando arrivano le palle alte da destra o da sinistra il Montepaone risulta essere molto pericoloso. Sicuro in questo caso Tallarigo, che ha chiamato appunto la palla ed è riuscito a non farsi sorprendere dal tap-in tentato appunto da Pirritano. Rilancio lungo, colpo di testa di Pupo, la palla finisce ancora tra i piedi di Cariati. Cariati si
gira, tocca per Giglio, Giglio Cariati se ne va in velocità, deciso in questo caso l'intervento di Marco Voci, deciso ma non cattivo, l'arbitro dice ci penso io, ci aveva dato l'impressione di mettere mano al cartellino giallo per questo intervento di Voci, ma tra le polemiche sollevate dai giocatori del Taverna, intanto Voci con, e parliamo chiaramente di Marco Voci con una certa esperienza, si è allontanato, ma l'ammonizione non c'è, c'è soltanto il fischio dell'arbitro che ha alzato il fischietto. Quindi fallo su Giglio, giusta la segnalazione, nessuna ammonizione e si procede così quando siamo all'altezza dei 40 metri, dal 35 metri dalla porta difesa da Fiorentino, ancora una volta con Giglio che tenterà il tiro da lontano, ma in questo caso dovrebbe essere abbastanza difficile, salvo rimbalzi del pallone, sorprendere Fiorentino. Ci sembra appunto Giglio che batte, però è un modo per favorire qualche suo compagno, ruba ancora palla ma non riesce a contenere l'irruenza di Doria, che subisce addirittura fallo da parte del forte centravanti del Taverna, e quindi il Montepaone rifiata e potrà battere una punizione col numero 5 Conidi. Quindi in pratica tutta la partita ora verte su un attacco del Taverna e con un ragionamento attento e organizzato del Montepaone, che cerca appunto, una volta passato in vantaggio, di gestire quest'ultimo, ma soprattutto di organizzare il proprio gioco, che con gli inserimenti e con il lavoro sugli esterni può diventare molto pericoloso. E intanto riceve la palla Urzino, che scambia ancora con Marco Voci, il rilancio gli viene contrato dal numero 10 Cariati, arriva anche lo stesso Giglio a marcare e Marco Voci alla fine riesce a non è riuscito a far mantenere la palla in campo, e quindi ci sarà una rimessa in favore del Taverna, che col numero 2 Corea si prepara a effettuare appunto la rimessa, ma il signor Origlia ha qualcosa da ridire a mister Pisano, chiedendogli appunto di essere l'unica persona in piedi della panchina, e vediamo che Origlia è abbastanza attento anche all'aspetto formale di quelle che possono essere le regole. La palla schizza sull'erba, non viene controllata da Cariati e finisce direttamente in rimessa laterale. Questa volta dobbiamo dire la pioggia ha un po' scoraggiato gli ormai famosi e apprezzatissimi raccattapalle del Montepaone, ne vediamo soltanto due da un lato e uno dall'altro, si tratta di bambini giovanissimi appartenenti alla scuola calcio del Montepaone, che comunque non mancano mai di far sentire né il proprio tifo né il proprio apporto. Ancora un colpo di testa a fermare Giglio, Cariati cerca di girarsi, viene chiuso nelle maglie la difesa del Montepaone con Mellace che appoggia per Urzino e poi Marco Voci, una trama che ormai stiamo imparando a conoscere. Allargata la palla per Conidi e sale tutta la squadra con movimento in profondità di Fiorentino, che cerca di partire, anche in questo caso la palla gli rimane un po' sotto la scarpa, reimposta la ripartenza il Taverna, che cerca di servire Giglio, eccessivamente lungo il lancio con Fiorentino che recupera il pallone per evitare di dover effettuare una rimessa con i piedi e quindi poter recuperare qualche secondo e soprattutto impostare l'azione partendo appunto dalle proprie mani. E Marco Voci che riceve il pallone, e quella è una zona di campo un po' rovinata dalla pioggia, quindi conviene gestire la palla in maniera attenta e poi allargare dove possa scorrere meglio. E ancora Conidi che tocca per Fiorentino, la catena di destra del Montepaone funziona bene con Doria, ma è chiuso con decisione dal numero 4 Puleo, che poi rinvia il pallone, ma dove c'è Mellace, autentico perno del centrocampo, che riesce a toccare e a giocare una quantità di palloni veramente impressionanti, con Marco Voci che avanza, recupera metri, cerca lo scambio di esterno, la palla arriva in zona Pirritano, Tallarigo chiama Corigliano, gli dice tutta mia la palla e la conquista, e si chiude appunto quella che è la difesa abbastanza attenta del Taverna, e quindi maggior merito al Montepaone, che è riuscito a sorprenderla con la penetrazione da destra di Fiorentino, il tocco in corsa al volo di Pirritano quando correva l'ottavo minuto del primo tempo. Siamo giunti ora invece al ventesimo, il risultato è Real Montepaone 1, Taverna 0, attenzione perché la palla viene svirgolata e la rimessa laterale quindi cambia padrone e diventa del Montepaone, che può quindi organizzare una trama in zona d'attacco, addirittura nella metà campo dei biancorossi del Taverna, e sarà Fiorentino a effettuare questa rimessa, aspetta che
qualche compagno gli faccia il movimento giusto e la palla finisce verso Doria, che colpisce di tacco. Il rinvio alla fine favorisce la ripartenza del Taverna, ma Mellace blocca ancora l'azione. Vatrella, Mellace, poi Ursino, ma viene favorito Marcellino. È elegante lo stop in corsa, Pirritano difende la palla. Marcellino ha fatto veramente un bel gesto tecnico, riuscendo ad arpionare un pallone che sembrava perso, e Giglio viene fagocitato tra i due difensori, Conidi e Fiorentino, e non riesce appunto a prendere pallone, anche perché appunto la disposizione tattica del Montepaone è tale da chiudere in una morsa il forte e temuto centravanti del Taverna. Riparte ancora Mellace, infaticabile e preciso, il tocco è verso Vatrella che si scontra con Corea, viene poi chiuso da Puleo e il tocco poi finisce in rimessa laterale. Anche noi con un pizzico di invidia vediamo i giocatori che fanno le scivolate sull'erba bagnata, ma si sa, quando poi c'è la possibilità di una doccia calda a fine partita, anche queste scivolate hanno un loro pregio. La palla finisce in rimessa laterale e appunto vediamo che con lo scomparire della pioggia gran parte del pubblico ha occupato, come dicevamo prima, il secondo anello del comunale di Montepaone. Rilancio un po' impreciso da parte di Marco Voci e si riprenderà con la rimessa laterale effettuata come di competenza su questa fascia da Corea. Dicevamo prima, per citare qualche dato statistico, che il Montepaone è la difesa meno perforata del terzo attacco della prima categoria girone C, soltanto in due occasioni, e sono stati lo Staletti che ha portato via un pareggio e il San Calogero che invece è uscito sconfitto, hanno bucato la rete difesa da Fiorentino, quindi soltanto due reti fatte a fronte delle 23, due reti subite a fronte delle 23 fatte, e in più il Montepaone fino ad oggi risulta imbattuto, avendo collezionato 7 vittorie e 2 sconfitte, mentre invece non parla di pareggi il Taverna, che ha sempre o vinto o perso 5 vittorie e 4 pareggi. Ancora una battaglia a centrocampo con Vatrella che recupera il pallone, evita l'arbitro, o meglio è l'arbitro che evita il tocco di Vatrella, ma la palla finisce in rimessa laterale dove sarà Colosimo ad effettuare la stessa, toccando per Puleo. Puleo scambia con Nicoletti e poi si trocca ancora per Colosimo, colpo di tacco a favorire la progressione dell'esterno sinistro alto, lancio molto preciso verso Vono, ottimo il controllo di Vono, ma perfetta la chiusura in raddoppio di Vatrella e Ursino, con però il Taverna che riesce ancora a gestire il pallone. Si tratta di Pupo che appoggia per Giglio, Giglio poi tocca ancora per un altro compagno, il numero 8 Nicoletti, che con esperienza unisce a un fallo subito anche un gridolino e l'arbitro fischia la punizione. Il fallo c'era, forse sicuramente non era così doloroso, anche se l'amico Pasquale Lentini, che ha di fronte a sé i tre monitor che accompagna la nostra squadra esterna, ci fa segno appunto che non è così. Comunque intanto riparte il Taverna, la punizione chiaramente il signor Riglia, ormai l'abbiamo capito, la fa arretrare, con Corigliano che tocca per il numero 3 Colosimo, la palla arriva al centro dell'area di rigore e poi tocca a Domenico Voci reimpostare in velocità, mentre Minoliti cerca di dargli fastidio. Il tocco ancora arretrato per Fiorentino, Fiorentino allarga per Marco Voci. E vediamo che queste aperture da un lato all'altro del campo, lo sfruttamento in orizzontale del manto erboso da parte del Montepaone, è una caratteristica di mister Pisano, ma è anche un qualcosa che mette in difficoltà le squadre avversarie. Vatrella viene fermato con decisione da Nicoletti, che poi però subisce un altro fallo da parte di Pirritano. Origlia dice il secondo che commetti, però si tratta di quei falli tattici che vanno spesi. Sicuramente c'è la punizione, ma non abbiamo visto cattiveria nel gesto atletico appunto di Pirritano, anche se Nicoletti se ne stava andando via in bello stile. Giglio difende il pallone, evita un avversario tutto di destro, tocca per Pupo, Pupo allarga subito per Corea, Corea riceve palla, evita un avversario di sinistro, la mette in mezzo, dove però c'è ancora una volta Conidi che di testa sbroglia la situazione. Marcellino e Vatrella cercano di andarsene insieme con Pirritano, che però ha fatto un movimento ad uscire mentre Marcellino ha cercato la profondità. Chiama il fuorigioco di rientro per quanto riguarda, se non andiamo errati, Cariati, che viene appunto in fuorigioco di rientro segnalato dal signor Origlia, mentre risaliva tutta la difesa del Montepaone. 25esimo minuto del primo tempo, Montepaone sempre in vantaggio, partita viva, ci stiamo divertendo, anche perché le due squadre si danno battaglia guardandosi negli occhi e soprattutto incrociando i tacchetti in maniera veramente corretta. Riceve la palla sul settore sinistro
il giocatore del Montepaone, si tratta di Conidi, ma attenzione perché sono state alcune alchimie tattiche di mister Pisano che ha fatto arretrare un poco Domenico Voci. Fiorentino cerca di andarsi in velocità, ma gli fa fronte con decisione Colosimo, forse eccessiva la decisione, punizione, e qui c'è la possibilità di scodellare in mezzo una di quelle palle che di solito favoriscono gli avanti, appunto, montepaonesi. Dicevamo delle alchimie tattiche, ora Domenico Voci sta riguadagnando la posizione consueta. Nella fase precedente di gioco si è trovato al centro della zona difensiva e sarà Fiorentino, anzi no, Mellace di destro a mettere in mezzo un pallone, consueto marcamento uomo da parte del Taverna, ma ci sembra che siano almeno 5 i giocatori di mister Pisano all'interno dell'area di rigore. Viene chiamata da Nicoletti, appunto, l'attenzione difensiva, qualche spintone con Origlia che aguzza lo sguardo oltre che l'ingegno, fischio e partenza di Mellace, la palla arriva al centro, attenzione, esce con sicurezza Tallarigo, fa sua la palla, e queste sono quelle uscite che sembrano, appaiono semplici, ma che invece fanno di un portiere esperto, ed è lo stesso Tallarigo che rinvia con decisione, la palla viene colpita di testa da Ursino, finisce però ancora tra i piedi della difesa del Taverna, con Giglio che arretrando cerca una spinta da parte di Mellace che con esperienza non gliela concede, ancora un paio di rimbalzi tra Minoliti e altri giocatori, Nicoletti tocca la palla per Colosimo, rilancio alto con colpo di testa da parte di Fiorentino, è un momento di confusione dove cerca di mettere ordine Pupo, che poi tocca per Nicoletti che allarga verso Minoliti, Minoliti si appoggia a sinistra rientrando con Colosimo, poi riceve il pallone, evita Fiorentino, si prepara per il cross che però favorisce Giglio, Giglio si gira, finta il tiro e poi scarica un destro velenoso che però trova Fiorentino ben piazzato, anche se questa azione sottolinea la pericolosità del centravanti del Taverna, che non a caso, appunto, ha fin qui segnato in soltanto 9 partite ben 7 reti, con una percentuale quindi importante. E ancora uno scambio pericoloso con Fiorentino che accenna una scivolata, Mellace, la palla finisce a Giglio, ma l'arbitro fischia il presunto fallo di Cariati e ammonisce anche Giglio, che quindi viene segnato sul nostro taccuino come ammonito, lo ammonisce perché probabilmente ha protestato, c'è stato uno scontro tra Cariati e Mellace, il numero 4 del Montepaone ha avuto la peggio, in questi casi il signor Riglia, che era molto vicino, ha deciso di fischiare, se no potevano essere guai per la difesa del Montepaone, quindi punizione in favore del Montepaone, ammonizione soprattutto a Giglio che appunto si appesantisce con un cartellino giallo, per giunta per proteste, non per qualche fallo tattico, sono i cartellini gialli peggiori. E Domenico Voci che scambia con Marco, che poi appoggia per Mellace, i tifosi comunque si preoccupano per questi fraseggi, non perché non si fidino dei giocatori del Montepaone, ma perché non si fidano del terreno che è un po' infido. Attenzione, Marcellino riceve la palla sulla destra, la mette in mezzo, Pirritano, ecco, anzi si trattava ora Marcellino che tira e la palla però viene ribattuta dal muro del Taverna, se n'era andato in velocità Doria, attenzione perché in questo caso Corea commette fallo su Marcellino e quindi ci sarà una punizione, però se ne stava andando col consueto stile elegante Marcellino, uno degli under del Montepaone, e il fallo poi permetterà a Mellace di calciare una punizione dai 20 metri, forse 22, dalla porta difesa da Tallarigo. Qualche protesta, ma comunque si tratta, come di solito amiamo dire, di quei calci che fanno bene, che fanno crescere, e quindi Marcellino ha dimostrato di avere quei numeri, quel dribbling che finora ha dato pregio a un giocatore che sicuramente avrà un avvenire importante. E Mellace che si pulisce i tacchetti, conta i passi, mentre Origlia a sua volta conta la distanza, notiamo che si tratta quasi precisamente di 9,15 metri, posizione alla Cristiano Ronaldo da parte di Mellace, con Tallarigo che controlla sia il suo palo che quello opposto, parte Mellace di destro, fucilata che si stampa sulla barriera, ancora Mellace, evita un avversario sinistro e stavolta è Nicoletti che gli dice di no, tiro contro gli avversari da parte di Mellace, tunnel nei confronti di Nicoletti, Mellace ancora cerca di andarsene, viene preso
alla caviglia, questa volta Orilia ammonisce Nicoletti. Mi sa che l'arbitro ritiene che questo sia un momento importante della gara e quindi sta cercando di usare il cartellino più che la personalità per dire ai giocatori: state tranquilli perché siamo soltanto alla mezz'ora e qualche spicciolo di secondi e quindi bisogna stare ancora tranquilli. Sarà una punizione con Mellace, che in pratica aveva anche cercato il fallo perché si era un po' chiuso e quindi questo era il massimo risultato che poteva ottenere, e il fallo che è arrivato con possibilità di punizione, e vediamo il consueto marcamento a uomo con 5 del Montepaone all'interno dell'area di rigore e tutto il Taverna praticamente a difendere. Movimenti convulsi all'interno dell'area, la palla arriva, attenzione, mischia, e questa volta si è trattato di Voci che su un piccolo errore di Tallarigo ha battuto a colpo sicuro, ma la palla è stata salvata sulla linea. Attenzione alla ripartenza del Taverna. Tallarigo questa volta ha avuto un'esitazione, ma è stato bravo il difensore, se non andiamo errati si trattava di Colosimo, che ha salvato sulla linea il colpo, il tiro a botta sicura di Marco Voci. Rimessa di Corea, la palla viene intercettata da Marcellino sul rilancio di Pupo. Marcellino controlla di esterno, cerca di favorire Pirritano, la palla non è uscita secondo l'arbitro e anche secondo noi. Vatrella se ne va, allarga verso l'altro Voci che vince il tackle. Corigliano ha di fronte a sé Pirritano, Vatrella ancora tambureggiante l'azione del Montepaone, se ne va Vatrella, mette in mezzo e si salva ancora molto bene il Taverna, che conferma la solidità difensiva anche se queste azioni del Montepaone sono realmente pericolose. Sarà Ursino comunque, perché non ci si ferma neanche per un attimo a effettuare la rimessa. Pirritano marcato subito da Nicoletti, che cerca il numero, cade e l'arbitro fischia per un fallo o presunto tale di Ursino. Si trattava di Pupo che appunto è inciampato mentre cercava forse una fantasia di troppo dal punto di vista di bellezza tecnica del gesto, quando si trattava di calciare via il pallone con decisione. Sarà ora Tallarigo, mentre scocca il 32esimo minuto del primo tempo con il Montepaone in vantaggio per 1-0, a effettuare questo rilancio con tutta la squadra del Taverna che avanza cercando di coadiuvare la forza in attacco di Giglio, ma il colpo di testa è di Mellace, Marcellino, Pirritano e poi ancora Domenico Voci che cerca il lancio, però poi preferisce affidarsi alla risalita di Fiorentino. Fiorentino si ferma, aspetta Mellace, gli appoggia il pallone, Mellace che poi tocca per Domenico Voci che si gira con eleganza, alza la testa, scambia con Pirritano, numero di Pirritano, cerca di andarsene a Corigliano, ma fa buona guardia il difensore del Taverna che copre ogni spazio per Pirritano e quindi alla fine la palla finisce in out e non si tratterà neanche di calcio d'angolo. Ricordiamo che finora sono stati battuti 3 calci d'angolo, uno per il Taverna e 2 per il Montepaone. Ancora il pallone in direzione di Giglio con il numero 8 Marco Voci che rilancia, Vatrella nel suo combattimento corpo a corpo con Corea, cerca di andarsene in velocità, fisico contro velocità, alla fine Ursino aveva recuperato il pallone ma l'arbitro ha visto un fallo appunto di troppo nel combattimento corpo a corpo e quindi affida una punizione che sarà battuta dal destro di Corigliano che scarica in direzione dell'altro giocatore, si dovrebbe trattare appunto di Puleo. Ancora per Corigliano che riceve il pallone, scambia con Tallarigo, ora anche il Taverna cerca di ragionare, Tallarigo alza la testa ma poi si appoggia ancora a Corigliano mentre Marcellino va a dare fastidio in velocità, evitato per un attimo da Corigliano il tocco a favorire appunto l'attacco del Taverna con Ursino che con decisione blocca l'avversario, si trattava del numero 11 Vono, e rimessa laterale a favore di Corea. Corea che rilancia oltre la metà campo, Giglio che controlla il pallone ma viene subito francobollato dal suo secondo marcatore, con Vatrella che appoggia per Mellace, Mellace riceve in questo caso un calcio, anzi due da Cariati, e giustamente l'arbitro fischia, anche se in questo caso avrebbe potuto dare un minimo di vantaggio visto che Mellace, pur avendo ricevuto due calci, se ne stava andando con eleganza. E con Idi che penetra nella difesa del Taverna, riceve Voci Domenico, il tocco è per Vatrella, mette in mezzo per Pirritano, contrato, chiuso dalla difesa del
Taverna, con Rilancio che però finisce in una zona di competenza, neanche a dirlo, di Mellace. Ancora Mellace che viene chiamato dal possibile inserimento di Marcellino, ma poi preferisce far girare la palla toccando prima per Voci e poi per Conidi, che evita la scivolata, però sull'intervento di Minoliti non riesce a far di meglio che a mettere la palla in rimessa laterale. È una partita comunque interessante tra due squadre che stanno dando del loro meglio. La pioggia, ripetiamo, come abbiamo detto anche in apertura, è andata via, lasciando appunto con rispetto il palcoscenico, il proscenio a queste due squadre composte da 22 atleti che sanno tutti dare del tuo alla palla. È Puleo che riceve il pallone di sinistro, lo rimette in zona però Mellace con Cariati, elegante colpo di tacco, Fiorentino allarga per Marco Voci, destro Noluc che cerca di favorire l'intervento di Vatrella, evita Corea, ma Vatrella recupera il pallone, ha di fronte a Sevono, se ne va in serpentina, tocca per Pirritano, ancora Vatrella, evita un avversario, evita anche l'arbitro, si allarga per Fiorentino in una zona del campo un po' meno bagnata o più asciutta, fate voi. In questo caso però Fiorentino la mette troppo lunga e la palla finisce in out. E salutiamo appunto per la seconda volta l'eroico raccattapalle del Montepaone, che sta gestendo da solo circa 6-7 palloni. Sarà ora Tallarigo a battere questo rinvio dal fondo con il destro, vediamo, con Tallarigo che cerca come al solito e ci riesce di superare la metà campo. Mellace sarà il 112° pallone che tocca questo giocatore, che appoggia poi per Marcellino che si dribbla anche da solo, poi appoggia anche Mellace, ancora Vatrella, alza la palla per Ursino che parte in velocità come piace a mister Pisano, mette in mezzo e Corigliano dice di no e ci sarà il terzo calcio d'angolo in favore del Montepaone, che comunque quando muove gli esterni è un piacere tattico vederlo nella sua azione. Il calcio d'angolo possiamo tirare a indovinare, ma ritengo che sia scontato che è di competenza di Mellace, con tutti i giocatori del Taverna che si racchiudono nella propria area di rigore e i giocatori del Montepaone che incominciano a lavorare per uno schema. Questa volta, a dire la verità, Mellace ha un po' esagerato nel mettere in avanti il pallone, ma Orilia è lontano e quindi possiamo procedere. Parte Mellace, probabilmente c'è anche una pozzanghera, esce Tallarigo, grida mia e tutti lo rispettano permettendogli di arpionare il pallone con i suoi guanti e con le sue mani che finora, escluso un caso, sono state abbastanza sicure. Tallarigo ora controlla il pallone, lo scarica verso Corigliano, subito Vatrella che cerca di dargli fastidio e Corigliano che lancia verso Cariati, il colpo di testa favorisce Pirritano, stop di petto, Mellace, tocco verso Vatrella, attenzione, l'intervento deciso di Corigliano che non per me, Orilia non vede gli estremi del fallo, parte Corea e subito francobollato da Pirritano che di fisico gli ruba la palla, tocca per Marcellino evita un avversario, scarica per Vatrella ancora sulla fascia, di sinistro metterà in mezzo il pallone, la palla arriva e colpo di testa di Puleo che dice di no a questa trama, che però non è finita, con Ursino che si appoggia su Mellace, ancora destro sinistro scambio fra i due, Ursino riceve il pallone, arriva su di lui l'avversario Cariati, Ursino lo evita, tocca per Mellace che allarga molto bene verso Domenico Voci evita un avversario, ha di fronte a sé Nicoletti, scambia con Doria, non si chiude l'1-2, la palla si impenna, Doria colpisce di testa e vediamo che Colosimo cerca di controllare il pallone che finisce in out, ma era finito in fuorigioco anche Fiorentino nelle fasi di gioco che forse sono state eccessive per quanto riguarda il fraseggio da parte dei giocatori del Montepaone. 38° minuto del primo tempo e sarà Tallarigo a battere questa punizione derivante da appunto segnalazione di fuorigioco. Tallarigo che lancia cercando Minoliti, il tocco è per Cariati, cerca di far arrivare la palla a Giglio, ma effettivamente fino ad ora Giglio non ha toccato moltissimi palloni perché è stato chiuso in una gabbia che probabilmente sarà stata costruita ad arte da parte dello staff tecnico e di mister Pisano per quanto riguarda il Montepaone. Cerca di andarsene in velocità il Taverna, interviene Domenico Voci, tocca per Mellace ragiona e allarga per Ursino, ecco la linea 4 della difesa che si sta per trasformare nel momento in cui si parte in offensiva, riceve la palla Giglio che la difende con sapienza, di esterno destro apre verso Minoliti controlla, si inserisce e mette in mezzo, dove però la diagonale compiuta da Ursino premia perché gli permette appunto di recuperare il pallone. È partito Marcellino, Ursino non lo serve sulla corsa bensì sui piedi e il pallone si ferma poi in rimessa laterale. Riceve ancora Pupo, il numero 6,
che cerca di scambiare con Nicoletti. Nicoletti controlla il pallone, lo allarga in direzione di Colosimo, ancora un controllo da parte di Colosimo che se ne va e supera la metà campo. Sono già due i giocatori del Montepaone su di lui. Riceve Cariati, scambia con Giglio, non passa perché lì c'è Mellace, recupera il pallone Pirritano, ma ancora si tratta di Colosimo che lascia poi a Minoliti, anzi no, è sempre Colosimo, evita un avversario, mette in mezzo, esce con sicurezza Fiorentino, era andato sul primo palo Giglio, mentre invece il cross era un po' più lungo verso il secondo palo. E quindi si riprende quando stiamo per entrare nel 40° minuto del primo tempo. Attenzione, il lancio non viene preso da nessuno se non da Correa, che poi si appoggia verso Corigliano. Incominciano ora le maglie a essere macchiate, quindi di più difficile distinzione, e chi non ha la maglia sporca significa che non si è impegnato abbastanza, ma non è vero, perché tutti i giocatori stanno dando l'anima. Ecco che scende Colosimo, anzi Minoliti, tocca verso Cariati e esce con sicurezza Fiorentino, chiude questo inserimento in diagonale da parte di Cariati con Giglio che porta via gli avversari, e l'altro giocatore che è schierato di punta per quanto riguarda il Taverna, che cerca appunto di inserirsi. Ancora Mellace che gestisce il pallone insieme a Domenico Voci, riceve la palla ancora e l'amministra con Marco Voci. Sono appunto tocchi e fraseggi che rallentano il ritmo ma che permettono al Montepaone di avanzare e guadagnare metri, e visto che oggi il campo in queste condizioni è una mentalità rugbistica che va bene. Ancora fraseggio ragionato, Voci, Pirritano, Marco Voci, la palla verso Marcellino che accelera ma non riesce nel controllo, gli schizza sulla caviglia il pallone e finisce in rimessa laterale. Abbiamo superato il 40° come dicevamo prima, e ancora una volta è Correa che effettuerà la rimessa laterale. Prendono un attimo fiato i giocatori del Taverna, che sono riusciti un po' ad arginare il Montepaone ma non ad evitare appunto la segnatura, che richiederebbe un maggior impegno in fase offensiva da parte della squadra ospite. Il tocco è per Marcellino che punta l'avversario, cerca di andarsene, gli chiede palla a Domenico Voci solo davanti al portiere, una pozzanghera lo frena e poi ci pensa Vatrella con un piattone destro che supera di mezzo metro la trasversale della porta difesa da Tallarigo, ma certamente in questo caso la pozzanghera ha impedito ai giocatori del Montepaone di coronare un'azione che aveva visto l'inserimento di Domenico Voci, che aveva per un attimo sorpreso l'attenta difesa del Taverna. Sarà ora Tallarigo a effettuare questo rinvio dal vertice destro della propria area piccola, e come al solito la palla arriva all'altezza del centrocampo, spizzata in favore di Cariati, due su di lui, chiuso subito con Marco Voci che tocca per Vatrella, la palla finisce in rimessa laterale che sarà di spettanza e competenza del Montepaone, quindi in questi casi di Ursino, che appunto vede protestare la panchina del Taverna con Orilia che dice comando io perché sono l'arbitro e perché sono quello incaricato di fare ciò. Vediamo se la personalità dell'arbitro riesce a tranquillizzare appunto le proteste. Il tocco è per Cariati che cerca di innescare Giglio, non felice Conidi, Giglio accelera ma Conidi mette la quarta e porta sull'esterno appunto l'avversario, poi conquistando per il Taverna una rimessa laterale. In questo caso prima un errore e poi un bel recupero da parte del centrale difensivo del Montepaone, ma con il Taverna che ora accelera cercando da una rimessa di procurare qualche effetto negativo per la porta appunto difesa da Fiorentino, Emanuele Fiorentino. Sarà Correa effettua la rimessa, scambia con Giglio, riceve di sinistro, mette in mezzo il pallone e spazza appunto la difesa del Montepaone, ma Pirritano, che sta facendo un'ottima partita non solo per il gol ma anche per come si sta muovendo sul campo, recupera il pallone. Fiorentino, lancio in profondità a favorire Doria, se ne va insieme con Colosimo, uno scontro tutto in velocità, Doria si ferma, riparte, tenta il dribbling, Colosimo dice di no e reimposta l'azione per il Taverna. Non c'è un attimo per respirare perché Fiorentino ruba palla, a nostro avviso probabilmente in maniera corretta, però il signor Orilia ha intravisto un fallo ed era sicuramente più vicino di quelli che possa essere i nostri occhi. Il lancio però viene ancora interrotto da Ursino, la palla è per Vatrella, accentrato in questa fase del gioco, tocco per Marco
Marco Voci, che instancabilmente sta tessendo le azioni di gioco insieme con Mellacere. Proprio quest'ultimo riceve il pallone corpo a corpo con Cariati, che gli strappa la palla dai piedi e poi dimentica che il campo è pesante, perché il lancio era una buona intenzione ma si è stato frenato dall'erba e quindi non ha potuto favorire Giglio. Riparte ancora Pirritano, dentro per Marcellino, che non ci crede, anche se non era precisissimo il lancio di Pirritano, si ferma e la palla finisce in rimessa laterale. Non si smette di correre, e con Nicoletti che accorcia per Puleo, ha di fronte a sé Voci, si tratta di Domenico, il lancio per Giglio che a sportellate con Conidi alla peggio. Vatrella recupera ancora il pallone, incrociano i giocatori, perfetto il lancio per Pirritano, anche lui poteva forse accelerare un attimo di più perché il passaggio no look di Vatrella l'ha favorito, sicura l'uscita di Tallarigo che in presa bassa blocca ogni velleità offensiva del numero 9, autore dell'unica resegnatura effettuata fino a questo momento, e con 10 secondi d'anticipo il signor Origlia fischia la fine dell'ostilità. Dicevamo all'inizio del generale inverno e qui non possiamo far altro che dire che ora tocca a tutti un tè caldo, soprattutto anche a noi qui in tribuna stampa, e vi diamo appuntamento al secondo tempo, all'inizio della seconda fase di gioco, sul risultato di 1-0 per il Montepaone, gol all'ottavo del numero 9 Pirritano. Ricevitoria Gerace a Montepaolerino. Da noi puoi giocare Super Era 8, Toto Gol, Toto Calcio, Tris Giornaliere e Win for Life. Ogni ora. Agenzia autorizzata per le scommesse sportive Match Point. Ricariche telefoniche. Pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio. Ed in attesa della tua giocata vincente, puoi consumare un gustoso aperitivo nell'annesso bar Ricevitoria Gerace. Vi aspettiamo in via Padre Pio a Montepaolerino. Su di noi puoi scommetterci. Gentili telespettatori, benvenuti per il secondo tempo della partita Real Montepaone Taverna. Stanno rientrando in campo i giocatori e noi stiamo vedendo un attimo come fare, a vedere se ci sono delle sostituzioni. Ricordiamo come è finita la battaglia, perché di battaglia si tratta, visto che è lo stato del terreno, del primo tempo. 1-0 per il Montepaone, gol di Pirritano all'ottavo e quindi vantaggio per i padroni di casa, a fronte però di una partita combattuta ma comunque corretta, con due belle squadre che forse, si diceva nel parterre qui in tribuna stampa e nel resto della tribuna secondo anello, se avessero avuto la fortuna di avere un campo asciutto avrebbero potuto sicuramente realizzare molto di più. E intanto vediamo che non ci sembrano subentrati dei nuovi giocatori nelle fila del Taverna, per il quale possiamo quindi già dare la formazione. Sono scesi in campo dal primo minuto Tallarigo, Corea, Colosimo, Puleo, Corigliano, Pupo, Minoliti, Nicoletti, Giglio, Cariati e Vono. Il mister è sempre mister Folino. Due gli ammoniti, Nicoletti e Giglio, con appunto grande attenzione per il bomber numero 9, che appunto è stato sempre chiuso in una gabbia creata dal Montepaone. Molto attenti tutti i difensori ma anche i centrocampisti. Anche il Montepaone non ci sembra abbia effettuato delle sostituzioni, quindi possiamo dare gli estremi dell'11 di partenza, che rimane anche quello del secondo tempo, con Emanuele Fiorentino, Francesco Fiorentino, Ursino, Mellace, Conidi, Doria, Vatrella, Marco Voci, Pirritano, Marcellino e Domenico Voci. Agli ordini di mister Pisano, che appunto avrà dato indicazioni tattiche così come fatto anche da mister Folino, i giocatori si sono riscaldati e noi ringraziamo sempre sia Pasquale Lentini che Teresa Nisticò, in questo caso in versione addetta al cronometro. E l'arbitro, il signor Origlia Di Paola, che è stato sufficientemente fermo nei momenti topici e ha estratto il cartellino appunto quando ha ritenuto opportuno, fa segno ai portieri se tutto è pronto, anche a Fiorentino dopo che a Tallarigo, e noi siamo pronti per vivere questo secondo tempo con il Taverna che cercherà di rovesciare la situazione di svantaggio che lo vede soccombere per 1-0 grazie a un bellissimo gol di Pirritano in volée su assist di Fiorentino. Ancora Mellace che lancia verso Pirritano, si chiude il controllo di
di Corigliano e del numero 3 Colosimo. La palla però rimbalza sulle spalle del giocatore del Taverna e Tallarico deve intervenire e poi far ripartire Corea. Corea e Colosimo sono gli esterni bassi del Taverna, così come Ursino e Fiorentino sono quelli del Montepaone. E ancora Marcellino che tocca per Pirritano, esce con buona autorità Corigliano che poi tocca per Giglio, scambio con Puleo e lancio verso Cariati. Il colpo di testa favorisce Minoliti. Minoliti controlla il pallone, ha di fronte a sé un avversario di destro, appoggia per Giglio, si chiude la morsa, triplicata la marcatura da parte del Montepaone con il tentativo di mantenere in campo la palla da parte di Conidi, tentativo non riuscito e quindi rimessa laterale in favore di un Taverna che è entrato in campo combattivo proprio per rintuzzare il gioco del Montepaone, che a questo punto cercherà di gestire la situazione per poter poi magari partire in contropiede. Attenzione perché Orilia ha visto troppi bambini, chiama Pisano, ormai magari non puniamo un fallo o una parolaccia, però siamo arrabbiati con i bambini che giocano a bordo campo e quindi chissà, anche Orilia avrà avuto qualche trauma da piccolo e comunque manda via più o meno giustamente, non siamo noi a doverlo dire, i raccattapalle che col finire della pioggia erano ricomparsi qui al comunale di Montepaone. E quindi ancora rimessa laterale in favore del Taverna, quindi si sarà capito, cari telespettatori, che chi vi parla è a favore dei bambini perché il calcio è un gioco e quindi sono soprattutto i bambini quelli che si devono divertire. Nicoletti tocca per Minoliti che in quanto fuori quota viene ampiamente rampognato da tutti gli avversari per non aver seguito il suggerimento. Nicoletti perde ancora la palla, riparte il Montepaone con Doria che però viene fermato da Colosimo. Il tocco tra un rimbalzo e l'altro finisce tra i piedi di Mellace che poi lancia Vatrella, consueto incedere rapidissimo della freccia di Staletti che si ferma di botto, apre benissimo il campo verso Voci, ma è sicuro l'intervento di Puleo che di testa poi favorisce Nicoletti che dà una manata in faccia a un avversario, niente anche in questo caso di cattivo trascendentale ma certamente fastidioso nel colpo sul viso che ha messo un po' Pirritano in difficoltà e quindi giusta l'interruzione da parte di Orilia. E quindi si riprenderà probabilmente con l'arbitro che scodella la palla visto che non ha fischiato il fallo e con Mellace riconoscibile per queste scarpe che hanno una gran parte rossa e una parte se vediamo bene gialla che restituisce la palla, dicevamo, a Tallarico. Intanto ripetiamo, lo stadio e la tribuna e il parterre si sono riempiti con l'andar via della pioggia e quindi abbiamo il consueto sold out che offre sempre il comunale di Montepaone. Difesa della palla da parte di Domenico Voci che scarica su Fiorentino, tocco per Mellace, si gioca tutto di prima, il pallone ancora non arpionato bene da Domenico Voci con Pupo che riesce a rinviare in zona Corea, Corea che scambia con Vono, Vono controlla il pallone, lancio lungo in direzione di Cariati, sono già in due i giocatori del Montepaone Paone e uno di questi è Marco Voci che protegge il pallone e si appoggia poi su Ursino col quale scambia e esce quindi elegantemente da questa situazione di difficoltà difensiva. La palla scivola in out, si tratta di rimessa, siamo nella tre quarti campo zona difensiva del Montepaone e in questo caso facciamo i complimenti al guardalinea che recupera il pallone e di destro lo scodella per Ursino. Rimessa laterale da parte del giocatore del Montepaone, tocco per Marcellino che non riesce a controllare bene la palla, viene disturbato da Vono, il lancio poi verso Pirritano che spizza la palla di testa nonostante che Corigliano lo sovrasti di almeno 10 cm e il lancio però è del Taverna con Ursino che tocca la palla insieme poi con il numero 8 Voci, ma è ancora il Taverna che con Vono imposta il pallone, poi è Corea che mette la palla alta, stop di petto, esce bene il Montepaone ma c'è una serie di rimpalli che favorisce il numero 7 Minoliti, combattimento all'arma bianca con Domenico Voci che cerca il lancio per Pirritano e questa volta Puleo dice no in maniera pulita ed elegante. Attenzione, Giglio recupera il pallone su una scivolata di Conidi, lo mette in mezzo, ci pensa Marco Voci a rimpallare il pallone, addirittura Conidi in recupero ad evitare che si conquisti un calcio d'angolo, come abbiamo già detto in precedenza. Al momento sono tre gli angoli battuti dal Montepaone, uno solo da parte del Taverna. Vono non riesce a controllare il pallone e Ursino che gli fa rimbalzare sulla caviglia lo stesso, guadagnando in questa fase del gioco una rimessa laterale e poi affidandosi alla sapienza tecnico-tattica dei piedi di Mellace. Mellace ancora allarga verso Conidi, Conidi controlla mentre è già partito di corsa sull'esterno Fiorentino, Conidi guadagna metri e sta per superare la metà campo e alla fine si appoggia per Fiorentino, anche in questo caso lancio sulla persona
persone, non sulla corsa, e quindi la palla non viene controllata e finisce in rimessa laterale. Un out che viene utilizzato dal Taverna per cercare ancora di guadagnare metri, con Minoliti contratto da Fiorentino, che da questo lato fa doppio lavoro sia in fase offensiva che difensiva. Ha visto qualcosa Origlia e ammonisce Marcellino, avrà visto una cattiveria o un cattivo pensiero, e quindi interviene Origlia con un cartellino rosso che non riusciamo a comprendere, ma per il quale appunto diamo come di consueto ragione all'arbitro. Quindi ammonito anche Marcellino, che va a fare coppia con Minoliti e Giglio, e punizione da parte di Puleo, il capitano del Taverna, con tutta quest'ultima squadra che si lancia all'altezza dei 16 metri del Monte Paone. Ecco che Marcellino si sta spiegando con gli avversari, probabilmente sarà stato qualche piccolo calcio. La palla rimbalza con Giglio, che è sempre velenoso nell'arpionare questi palloni che sgusciano all'interno dell'area di rigore, ma poi Fiorentino a recuperare. Notiamo, nonostante il freddo, la misa a mezze maniche di Fiorentino, si vede che insomma i portieri non temono le intemperie. Il pallone finisce a Pisano, che lo appoggia per Colosimo, che effettuerà la rimessa. Il controllo è ancora, se non andiamo errati, di Pupo, che si gira, ci permette di vedere il numero e poi scarica per Corigliano. Corigliano è esattamente al centro del centrocampo e lancia verso Minoliti. Fiorentino controlla il pallone. Domenico Vosci viene spinto, in questo caso probabile che sia giusta la segnalazione dell'arbitro, da parte di Nicoletti. E quindi si tratta di una punizione che permette al Monte Paone, quando siamo giunti al settimo minuto del primo tempo, di rifiatare un attimo. Attenzione, Pirritano approfitta dell'errore di Corigliano, si gira in bello stile, difende il pallone, lo appoggia per Marcellino, mischia, e in questo caso è stato murato Marcellino, che ha colpito di destro, di piatto destro, a colpo sicuro, e queste sono quelle occasioni che non bisogna sbagliare, che comunque ancora si continua con Domenico Vosci, che non riesce ad effettuare il cross. Pirritano si è conquistato una palla d'oro di fisico e di tecnica. Marcellino ha avuto un attimo di esitazione e nel momento in cui ha calciato, sia pur con un buon piatto destro, si è visto murato da parte dei difensori del Taverna. E da come ha reagito mister Pisano, capiamo che anche lui ha intenzione di chiudere la partita con un 2-0 e non tenerla in bilico in maniera pericolosa. E ancora Domenico Vosci, che controlla la palla, tocca per Marcellino, apertura verso Vatrella, ci pensa Corea a chiudere questo spazio, ma è ancora lo stop di petto di Mellace con il sinistro che serve Domenico Vosci, e qui probabilmente chiediamo anche lumi a Pasquale Lentini, che può vedere contemporaneamente da tre lati la stessa situazione. Probabilmente, diciamo, il fuorigioco c'era. E ora che siamo giunti all'ottavo minuto del secondo tempo, c'è una sostituzione, entra Canino per quanto riguarda il Taverna ed esce, se non andiamo errati, proprio Corea, il numero 2 della squadra di mister Folino. Quindi all'ottavo del secondo tempo, sostituzione Corea-Canino, probabilmente viene dato un input per una maggiore pressione da parte offensiva da parte del Taverna, e Canino si va a posizionare sulla sinistra, quindi qualche differenziazione anche tattica da parte della squadra ospite. Recupera il pallone intanto Ursino, che se ne va in velocità, supera abbondantemente la metà campo, ma Corigliano fa buona guardia e impedisce che la sfera finisca nella zona di competenza di Vatrella. Quindi Corea, che comunque ha disputato una buona partita, va a farsi la giusta doccia calda, e da questo momento vedremo il numero 18 Canino, mentre ancora ci sono delle persone che si riscaldano ai bordi della panchina del Taverna. Ancora controlla Ursino, la palla finisce tra le braccia di Talarigo, non c'era nessun giocatore del Monte Paone, con Cariati che incespica sull'arrivo di Mellace. Fiorentino, ancora Mellace che cerca di controllare e addomesticare un pallone, viene marcato da Nicoletti, se ne va comunque tra due avversari e controlla ancora la palla. Attenzione, perché in questi casi, ecco, come l'esperienza consiglia, l'unica soluzione per uscirne è quella di farsi fare fallo, e così è, e quindi ci sarà una punizione. Il fallo è stato del neoentrato Canino, e quindi Origlia alza il fischietto, segnala che la distanza e il relativo fischio successivo sarà suo, con Mellace che di destro scodellerà al centro dell'area di rigore una palla che già ingolosisce i sei giocatori del Monte Paone, che stanno insomma
insomma, preparandosi a cercare di eludere l'attenta guardia marcatura uomo da parte della taverna. Ci sono un paio di trattenute, Mellace però apre troppo il getto del pallone e la palla finisce direttamente in out. Anche mister Pisano ha mandato alcuni giocatori a riscaldarsi, vediamo Macri, almeno lo distinguiamo per la stazza, però vediamo cosa farà mister Pisano per rispondere alla mossa sulla scacchiera operata da mister Follino. Il pallone intanto stava per finire a Giglio, ma si sono chiusi in due su di lui. Pirritano controlla il pallone, Vatrella lo recupera, evita anche il ritorno dell'avversario, il tocco è per Domenico Voci, ha di fronte a sé Colosimo, tocca ancora per Vatrella e questa volta però Corigliano fa valere il fisico e con esperienza e forza costringe Vatrella a portare la palla in out al di là della linea che delimita la fine del campo. Siamo giunti all'undicesimo minuto di gioco di questo secondo tempo, il Real Montepone continua a essere in vantaggio per 1-0 sul Taverna, ma la partita è quanto mai aperta perché entrambe le squadre stanno giocando senza risparmiarsi assolutamente. Recupera Colosimo, appoggia per Canino, Canino controlla il pallone, lo mette in mezzo e anche qui troppo sul portiere, anche se si stavano inserendo in due giocatori, e riparte subito il Montepone sfruttando il fatto che il Taverna si era un po' sbilanciato in avanti. Vatrella però preferisce ragionare, far salire tutta la squadra e chiedere a Mellace, in collaborazione con Marco Voci, di reimpostare l'azione partendo però dai piedi di Fiorentino che gli restituisce la palla, però intanto si sono allargati i giocatori del Taverna e quindi Marco Voci ha più spazio per risalire la china e portarsi a ridosso della metà campo. Il lancio è a favorire Ursino, ottima la falcata dell'esterno con chiusura però decisa, ci sembra, da parte di Pupo che appunto blocca questa velleità offensiva di Ursino che era partito a 100 all'ora ma ha trovato pane per i suoi denti nell'avversario che ha contenuto la sua sfuriata, e si trattava però di Vono, non di Pupo. Il calcio d'angolo viene affidato a Mellace con Vatrella e Vono che si avvicinano sempre in fase di marcatura per evitare i vari schemi, e la palla viene scaricata a Ursino che però deve recuperarla, si ricomincia da Fiorentino, le squadre escono, il pallone di Fiorentino poteva favorire ci sembra Pirritano che però era in posizione di offside e quindi non si è mosso. Il pallone arriva a Canino che permette allo stesso di rimbalzare, Conidi tutto di fisico facendo sportellate con Giglio riesce ad anticiparlo e a mettere la palla in rimessa laterale. Il controllo di Pupo che scarica per Colosimo, Colosimo si intrufola in un corridoio e in questo caso Conidi dà una spintarella a Giglio, l'esperienza del giocatore induce il signor Origlia a fischiare una punizione che forse non c'era completamente, ma comunque in questo caso Giglio è stato esperto nel conquistare il massimo possibile in una fase di gioco che probabilmente non avrebbe avuto sbocchi ulteriori. E Canino che, prendendo bene le misure, da una parte non bagnata e infangata del campo, cercherà di mettere il pallone in mezzo e questa volta sono addirittura sei giocatori del Taverna insieme a quelli del Montepaone, tutti pronti a considerare sia i falli sia l'eventuale fuorigioco. Canino, palla lunga, grappolo di uomini in aria, il pallone arriva al centro, Cariati controlla e l'arbitro fischia un fallo nei confronti del numero 3 Ursino da parte di Cariati in elevazione, e c'è ancora qualcosa che si dicono i giocatori, in particolare Giglio, ma questa volta l'arbitro era particolarmente vicino e quindi si può ricominciare. Quando stiamo per entrare nel 14° minuto della seconda frazione di gioco, attenzione perché Canino si intrufola e Giglio pure riesce a cercare di conquistare il pallone, però alla fine cade Fiorentino e il fallo è fischiato appunto a Giglio. Dicevamo che il Taverna è squadra che in trasferta si è saputa imporre, di recente però fuori in casa ha perso praticamente col Mileto e col San Gregorio, squadre sicuramente dotate di buona cifra tecnica ma che in casa non dovrebbero impensierire appunto una formazione come il Taverna. E intanto Domenico Voci che conquista il pallone, subisce fallo e ottiene una punizione, mentre l'arbitro a questo punto ammonisce anche Cariati, e la classica ammonizione per cui dopo un po' di
proteste, a un certo punto si ammonisce il primo che alza la voce. Un arbitro appunto che mostra personalità, ma che come tanti altri arbitri continua a punire più che i falli le parole. Sarà una indicazione a monte oppure sarà una caratteristica del signor Orilia di Paola. Il lancio è per Ursino, ottimo lo stop, ma interviene Minoliti e gli mette la palla in rimessa laterale e qui toccherà a Ursino ripartire quando ci stiamo per affacciare nell'ultima mezz'ora di gioco e quindi siamo al quarto d'ora del secondo tempo con il Montepaone che continua a essere in vantaggio per 1-0 grazie alla segnatura mefistofelica di Pirritano che di destro in corsa ha messo dentro nel primo tempo all'ottavo. Un cross non riuscito da parte di Domenico Voci e quando c'è un errore di carattere tecnico da parte di Domenico Voci bisogna segnarselo sul calendario perché ne accadono veramente pochi nell'arco di un anno solare. Il pallone ricevuto da Pupo che evita l'intervento di Doria, oggi meno appariscente del solito ma sicuramente importante nella nuova posizione nella quale è stato schierato. La palla comunque finisce in out e sarà Fiorentino ad effettuare la rimessa con le mani recuperando il pallone e permettendo a tutta la squadra del Montepaone di schierarsi così come vuole mister Pisano. La rimessa favorisce Doria che fa scorrere il pallone ma trova di fronte a sé un esperto Colosimo che comunque lo controlla, difende la sfera e permette ora a Tallarigo di effettuare un rinvio dal fondo con i piedi. La consueta notazione estetica, oggi abbiamo meno scarpe molto colorate, più scarpini appunto che si orientano sul classico nero che ai miei tempi andava tanto di moda. Il colpo di testa di Mellasce, Pirritano insegue il pallone ma capisce che non ci può arrivare e quindi sarà ancora Colosimo a effettuare appunto questa rimessa laterale con le mani. Siamo in una zona difensiva negli ultimi 25 metri del Taverna e quindi Colosimo cercherà una rimessa per linee esterne. Ancora Mellasce che senza paura rinvia ma finisce la palla da Corigliano. Corigliano di sinistro cerca di innescare Canino, Conidi tocca di spalla, Giglio difende il pallone, questa volta il fallo di Mellace c'è, riparte subito il Taverna con Canino che sulla sinistra recupera il pallone, ha di fronte a sé Fiorentino e Doria, lo portano verso l'esterno e poi il tiro viene contrato da Fiorentino con Conidi che poi affida a Doria, alza la testa, di destro cerca di innescare Pirritano, molto bello lo stop a seguire con Domenico Voci che non ha paura del tackle ma recupera ancora Nicoletti. Nicoletti tocca per Canino, Canino sovrapposizione di Colosimo, questo caso riesce, è uno schema tipico di mister Pisano però questa volta l'hanno fatto quelli del Taverna e Colosimo con Mellasce che lo blocca e alla fine c'è il fallo, giusta la segnalazione di Orilia, si riprenderà con un calcio d'angolo corto, in sostanza una punizione a rientrare che sarà battuta presumibilmente da Canino, mentre invece c'è un problema per Mellasce, attenzione, vengono chiamati in causa i sanitari del Montepaone perché probabilmente ha preso un colpo sulla caviglia quando siamo nel bel mezzo del 17° minuto del secondo tempo con il Montepaone sempre in vantaggio ed il Taverna che si catapulta tutto nell'area di rigore in 16 metri dove Fiorentino, e si tratta di Emanuele, catechizza i suoi per spiegare appunto come dovranno disporsi nel momento in cui partirà e sarà battuta questa punizione, ma certamente doloroso l'impatto tra piede di Canino e caviglia di Mellace che appunto sembra aver avuto la peggio con però l'intervento sanitario che porterà sicuramente dei benefici anche se il dolore deve essere parecchio. Attenzione perché il ghiaccio sintetico, l'acqua vanno bene ma Mellace sta provando sicuramente dolore. Intanto vediamo mister Pisano cosa starà già pensando nel caso che questo incidente possa mettere out Mellace, ma ricordiamo che si tratta comunque, stiamo parlando di un combattente, di un guerriero che sicuramente potrebbe resistere anche a questo impatto. Mister Pisano intanto riceve delle indicazioni da Domenico Voci e si va ad accertare di persona, attenzione mister perché Orilia è abbastanza pignolo e comunque protrae appunto questo problema dovuto a un incidente, ci dispiace per quello che è uno dei giocatori che stanno andando meglio oggi e quindi vale a dire Mellace. Ricordiamo comunque che oltre a Giglio con le sue 7 reti il Taverna presenta Canino con 4 e Cariati con 2, mentre gli altri bomber del Montepaone, oltre appunto vediamo che si tratta di Doria, Pirritano e Procopio con 3 reti, Mellaci, Ursino e Domenico Voci con 2 e poi c'è Marco Voci che è il bomber del Montepaone con 5 reti. Attenzione perché si sta
profilando un problema più grave di quanto previsto per quanto riguarda Mellace, e quindi vediamo quale sarà l'alternativa che tirerà fuori dal cilindro Mister Pisano, laddove sia necessario appunto un intervento con, sotto forma di sostituzione. Mister Pisano torna indietro, vediamo comunque se riescono a mettere in piedi il numero 4, che in questo caso, in questa giornata in particolare, ha fatto un po' sia da frangiflutti sia però anche da ispiratore della manovra offensiva da parte del Montepone. E intanto siamo arrivati al 20° del secondo tempo con il risultato sempre di 1-0 in favore del Montepone, e ora sarà intanto Canino, mentre Mellace è stato portato fuori, sarà Canino a effettuare questo cross, praticamente dicevamo un corner corto, lo effettuerà di destro, probabilmente interno destro, per cercare di scodellare il pallone. Fischio di Orilia, palla che arriva nella zona però di Fiorentino, che rinvia. Ancora nessuna novità da parte della panchina del Montepaone, con Mellace però che mi sa che difficilmente potrà farcela, perché dà segni di notevole dolore. Recupera Colosimo, scambia ancora con il numero 6 Pupo. Colosimo arriva sulla linea di fondo, l'intenzione e la velocità sono importanti, ma il risultato finale non è granché e la palla finisce alta sul fondo. Mister Pisano intanto sta tornando in panchina, e quindi vedremo ora chi sostituirà, come presumo che debba accadere, Mellace per l'ultimo spezzone di partita, forse quello più importante, forse quello dove si combatterà maggiormente. Fiorentino, rilancio di destro all'altezza della metà campo, colpo di testa di Doria, ma la palla finisce ancora a Colosimo, scambia con Canino, si appoggia su Nicoletti, che appunto preferisce favorire il numero 6 Pupo, poi Corigliano e poi anzi il numero recupera Puleo, il capitano. Puleo supera la metà campo, lancio di sinistro un po' velleitario, ma lo insegue il pallone Cariati, non riesce a recuperarlo e forse non riesce a evitare neanche che ci sia il calcio di fondo, perché aveva cercato almeno la rimessa per rimanere comunque in zona d'attacco. Ed ecco che è pronto il numero 16 Paparazzo, quindi sarà Paparazzo, quando siamo al 22° minuto del secondo tempo, a entrare in campo al posto di Mellace, che quindi esce quando si raggiunge il 22° del secondo tempo per un infortunio. Auguriamo le migliori fortune al forte giocatore del Montepaone, in bocca al lupo per vederlo presto in campo, magari sin da domenica. E sarà intanto Fiorentino che effettua questo rilancio, la palla finisce a Domenico Voci, che la controlla. Paparazzo ha assunto direttamente la stessa posizione di Mellace. Ursino scambia con Domenico Voci, che riceve palla, ma viene contratto da Vono, che nonostante il numero che farebbe pensare un attaccante, ha giostrato soprattutto da difensore o comunque da esterno basso sulla zona di destra. La rimessa laterale fa toccare il primo pallone a Paparazzo. Ursino stava per vincere un tackle, ma poi lo perde con Minoliti, che riparte, lancia Giglio. Conidi non riesce a controllare il pallone e Giglio si lamenta, perché ha visto una spinta, probabilmente è caduto da solo, così ha pensato l'arbitro. Attenzione, perché Vatrella riparte in velocità, si appoggia su Domenico Voci, chiede palla a Doria, Domenico Voci lo serve, il pallone supera Colosimo, Doria controlla la palla, evita l'avversario, tocca per Vatrella, un altro tacco, eleganze stilistiche dei due, cross molto bello, colpo di testa con Svetta, in questo caso Vono, e riparte ancora in contropiede, come si diceva una volta, il Taverna, e lancio ancora a cercare Cariati con Conidi, che colpisce di testa, e Ursino che recupera il pallone, ma in questo caso Orilia ha visto un fallo. Fiammata dal 23° di gioco da parte del Taverna, con Giglio che era partito in velocità e poi è incespicato o sul campo su se stesso o, come afferma il giocatore del Taverna, perché spinto da Conidi. Orilia ha fatto proseguire l'azione, però non ha fischiato appunto il fallo in favore del Taverna. Intanto battuta immediata quando era stata richiesta a distanza, e quindi deve fischiare Orilia, in questo caso rimprovero per Cariati e Nicoletti, premiata ditta di centrocampo, che però in questo caso ha voluto accelerare troppo la fase di ripartenza. Sarà appunto Nicoletti a effettuare sempre di destro questo calcio piazzato, quello che gli inglesi chiamano free kick, e quindi osserva il piazzamento dei compagni. Ce ne sono ben 5, anzi 6 in area di rigore, c'è un sesto che è proprio sulla linea bianca e quindi lo consideriamo fuori perché ha fatto un passo in più. Parte la
parabola di Nicoletti, colpo di testa di Domenico Voci, si impenna ancora il pallone, Paparazzo che cerca Vatrella che viene fermato all'ultimo momento da un ottimo intervento di sinistro di Vono, che evita che la palla finisca tra i piedi di Vatrella, che a quel punto avrebbe potuto dare una delle sue accelerazioni e puntare direttamente a rete. La rimessa favorisce Paparazzo che controlla il pallone e che con buona personalità sventaglia nella zona di Doria, dove arriva anche Canino. Alla fine è Canino che ha la meglio e la rimessa laterale finisce per favorire gli ospiti, che con Colosimo toccano per il numero 6 Pupo. Pupo controlla il pallone, tocca per Canino, esterno sinistro a favorire Cariati, esce con personalità Ursino, ma la palla è ancora per Colosimo. La parabola lunga, colpo di testa in elevazione da parte di, se non andiamo errati, Nicoletti, anzi no, si tratta di Pupo, e la palla però finisce alta. Pericolosa questa controffensiva del Taverna, si trattava per l'esattezza di Cariati, il numero 10, pericolosa questa controffensiva del Taverna, che ha visto il Montepaone ancora organizzarsi dopo l'assenza di Mellace, che anche di testa sa dire la sua. Il pallone finisce nella zona di Paparazzo, tackel durissimo di Minoliti che recupera il pallone, Giglio scambia con Cariati, sono in tre. Questa è una cosa che da sempre ci sta appassionando, i difensori del Montepaone che si chiudono sull'attaccante. Poi Doria commette un'ingenuità nei confronti di Canino che se ne va in dribbling, tocca per Giglio al centro dell'area, attenzione Giglio, tiro, e alla fine ci pensa Ursino a ribattere la palla, anzi no, direttamente ha tirato fuori, e in questo caso la difesa del Montepaone si è ben difesa dopo un'incertezza dovuta a una leggerezza effettuata all'altezza dei 20 metri che è stata ampiamente rimproverata da parte di tutto il resto della difesa appunto del Montepaone. Comunque siamo arrivati al 26esimo e per la prima volta si è vista la reale pericolosità di Giglio, che non ci ha pensato due volte a stoppare la palla e a tirare in maniera pericolosa. Si ripartirà intanto con una punizione affidata a Paparazzo, e in questo caso lo riconosciamo non dal numero ma dal fatto che sia l'unico ad avere i pantaloncini puliti, e che tocca per Ursino. Ursino evita l'avversario, poi di destro cerca di servire Vatrella, controllo elegante, cerca di evitare l'avversario e restituisce la palla ad Ursino. Ursino ancora per Vatrella, se ne va alla Sivori con i calzettoni abbassati, dribbla due avversari, crossa e Domenico Voci esagera probabilmente perché preferisce la soluzione di testa, e alla fine colpisce con la testa dove però avrebbe dovuto mettere i piedi. È stata un'elegante azione di Vatrella, e Domenico Voci aveva il colpo del KO e ha scelto una soluzione che non l'ha favorito. Attenzione perché Fiorentino con esperienza commette un fallo su Canino, che probabilmente esagera nella caduta. Il fallo c'era, però vediamo ora Orilia cosa fa, e vediamo chi ammonisce Orilia per questo fallo. Sta richiamando qualcuno e ammonisce Conidi per il fallo. Se n'era andato bene Canino, un fallo netto, una punizione giusta e la conseguente ammonizione da parte dell'arbitro. Sarà ora il turno di Macri, il numero 13, quando siamo al 28esimo del secondo tempo, per rafforzare la difesa, mentre intanto Pirritano si innervosisce un attimo, e ci eravamo distratti, e Pirritano è andato a fare un po' di polemica, tutti appunto lo richiamano alla tranquillità. Vediamo un attimo, ha in mano un cartellino rosso, ammonito Pirritano da parte di Orilia. Vediamo, si è infiammata all'improvviso la partita, quindi Pirritano ammonito con al momento in cui stava per uscire per la sostituzione con Macri. Quindi Pirritano al 28esimo viene ammonito, mentre anche la panchina del Taverna. Attenzione perché c'è qualcosa che... Espulsione. Vediamo chi vuole. E alla fine Pirritano probabilmente prima di uscire verrà ammonito, si sta intrufolando in un tunnel tecnico Orilia, perché ora bisogna vedere se Pirritano era già uscito o meno, ma intanto stiamo perdendo parecchio tempo con un momento di nervosismo. Vediamo un attimo chi sarà espulso.
Pirritano e un altro giocatore vengono espulsi e vediamo ora cosa succede, perché vengono allontanati dal campo, quindi sicuramente Pirritano è anche un giocatore della panchina del Taverna, quindi c'è stato un momento di grande confusione. Bisogna vedere se è possibile utilizzare il cartellino rosso per giocatori in panchina, mi sa di no, mentre quest'ultimo viene tranquillizzato dai carabinieri. Non vediamo il numero, quindi non possiamo dare direttamente il nome, e ora bisogna capire quale sarà lo status di Pirritano. Mentre c'è ancora qualcuno che ha qualcosa da chiarire, il giocatore non abbiamo identificato esattamente di quale numero si tratta, ma c'è del nervosismo che certamente non ha senso nei confronti di questa partita, con gli animi che continuano ad accendersi, e in questo caso appunto tutti quelli tranquilli erano quelli in campo, probabilmente si sono agitati quelli che stanno fuori del campo, e ora Auriglia dovrà far riprendere la partita, mentre un po' tutti quanti ritengono sia possibile farsi giustizia da sole, e i carabinieri, con un intervento di grande esperienza, stanno tranquillizzando la situazione onde evitare che ci possano essere delle degenerazioni sicuramente inutili. A questo punto chiediamo anche alla nostra ormai diventata assistente Teresa di verificare quanti giocatori alla fine rimangono in campo, perché il cartellino rosso prevede l'uscita di un giocatore, però si trattava di un giocatore della panchina e di un giocatore che era stato sostituito, e quindi vediamo cosa ne viene fuori. Alla fine comunque dovrebbero esserci 22 atleti in campo più tutti gli altri in panchina. Sono passati almeno 4 minuti per riconsiderare tranquilla la situazione. Ricordiamo che qui c'è anche grande partecipazione di bambini, che debbono sempre avere l'idea che il calcio sia un gioco divertente. Sono, se non vado errato, 10 i giocatori del Montepone più il portiere, e vediamo, quindi sono 7-10 giocatori del Taverna, quindi più il portiere, 11 contro 11. I due espulsi erano Pirritano e un giocatore della panchina del Taverna che non abbiamo identificato. Si riprende a giocare con la punizione calciata da Puleo, ringraziamo comunque Teresa per il sostegno. Marco Voci cerca di andarsene, mette la palla per Marcellino, esce Tallarigo con decisione e rinvia il pallone, colpo di testa di Fiorentino, cerca Doria di controllare il pallone, e questo è il calcio che ci piace, un calcio dove si combatte, ma si fa sicuramente un'azione normale. Attenzione, perché questa volta l'arbitro ammonisce ed espelle Nicoletti, seconda ammonizione e quindi espulsione per Nicoletti. Questa volta l'arbitro vede il fallo e, per tranquillizzare tra virgolette gli animi, ammonisce per la seconda volta Nicoletti, e quindi di conseguenza deve estrarre il cartellino rosso. C'erano degli arbitri di vecchia scuola, sicuramente non moderni, che avrebbero interpretato la cosa con maggiore tranquillità, cercando di evitare di esacerbare gli animi, ma comunque tant'è. E Auriglia caccia fuori Nicoletti, che se ne va polemizzando anche con la panchina del Montepaone. Vediamo Nicoletti ora qual altra persona allontana, sta allontanando qualcun altro dalla panchina del Taverna, e caccia ancora un cartellino rosso, ma anche qui chiederemo poi lumi agli esperti. Mi sa che non si può espellere col cartellino rosso chi non è in campo, ma di questo non vogliamo dire con certezza, visto che si tratta di finezze tecniche classiche del settore arbitrale. Anche in questo caso però non leggiamo il numero del giocatore che con la tuta si sta allontanando, rimarrà pochissima gente sulla panchina del Taverna, e anche il presidente viene espulso, quindi non si vede. Comunque va via anche il presidente del Taverna. Qui in tribuna stampa alcuni colleghi ci suggeriscono che comunque si possa fare col cartellino rosso, quindi noi ci avviciniamo alla tesi che viene proposta qui in tribuna stampa. Il lancio intanto è a favore di Ursino, e Auriglia, che all'improvviso a cavallo della mezz'ora è diventato protagonista, fischia il fuorigioco. Siamo al 34esimo minuto del secondo tempo, il risultato è sempre di 1-0, ma sicuramente la partita
partita si protrarrà oltre il 90esimo perché si è perso un po' di tempo in questo frangente che, riassumiamolo, ha visto Pirritano prima ammonito poi espulso, un giocatore della panchina del Taverna allontanato, il presidente un altro giocatore del Taverna ugualmente allontanati e Nicoletti espulso per doppia ammonizione in seguito ad un fallo, il tutto nel breve volgere di 4-5 minuti. Riprende la partita, Paparazzo al piano del pallone, tocca per Domenico Voci, quindi a questo punto il Montepaone in superiorità numerica, se ne va in velocità Marco Voci, in questo caso, e ci dà ragione anche Pasquale Lentini e la sua moviola, il fuorigioco c'era almeno di un paio di metri. Il Montepaone quindi in superiorità numerica ed in vantaggio di un gol nei confronti di un Taverna che a questo punto giocherà il tutto per tutto per cercare di rimettere in piedi una partita che si era messa male sin dall'inizio del primo tempo, ma che poi si è accesa per qualche scaramuccia in questa fase finale del secondo tempo. La palla rimbalza con Colosimo che l'aveva toccata per ultima e finisce quindi in rimessa laterale e si tratterà di rimessa laterale affidata a Fiorentino. Origlia comunque dà un'occhiata anche al cronometro, lo diamo anche noi, 35 minuti di gioco effettivo, Colosimo tocca con il gomito, Origlia fischia, punizione in favore del Montepaone. 17 secondi e 52 centesimi se proprio vogliamo essere precisi, quando Fiorentino appunto si prepara a battere questa punizione dalla propria metà campo con un destro che dovrebbe favorire l'incursione di Doria, però risulta impreciso e finisce completamente in rimessa laterale, rimessa battuta da Colosimo che scambia con Pupo, ancora Colosimo, combattimento con la baionetta, poi Pupo che rimette la palla in mezzo, Conidi che non riesce a arpionarla, Giglio che viene fermato da Macri con le cattive, diciamo, e anche Macri finisce sul taccuino dell'arbitro e viene ammonito, in questo caso se ne stava andando Giglio e quindi la spallata di Macri costituisce un fallo che più che altro determina dai 30 metri, dai 28 per l'esattezza, una punizione che potrebbe essere pericolosa più che altro considerando lo stato del campo e le capacità balistiche di Canino che da quando è entrato, e parliamo appunto dell'ottavo del secondo tempo, sicuramente ha dato un input positivo sulla fascia sinistra agli attacchi del Taverna. Calcera di destro quando siamo al 36esimo e 30 secondi, Canino. C'è Fiorentino che ha disposto la barriera nella maniera che ritiene più opportuno con 4 unità, parte Canino, la palla ben calciata finisce però lontana dalla trasversale, in particolare dall'incrocio dei pali della porta difesa da Emanuele Fiorentino che si appresta rapidamente a battere il calcio di rinvio. In questo caso il Montepaone non perde tempo perché in superiorità numerica ritiene sia meglio cercare di chiudere la partita piuttosto che tergiversare. Vatrella se ne va in velocità, serve Marcellino, preciso il tocco, Marcellino di sinistro in corsa quando siamo arrivati al 37esimo del secondo tempo, chiude il match e va addirittura ad abbracciare un tifoso o comunque un dirigente all'altezza degli spogliatoi. 37esimo con Marcellino che chiude la partita con uno scatto veramente importante e soprattutto con un tiro di sinistro molto elegante ed efficace perché è andato a scavalcare l'incolpevole Tallarigo e a finire nel 7 alla sua sinistra, mentre intanto mister Pisano continua a dare indicazioni a Conidi e in questi casi si suol dire: ragazzi, considerate di giocare come se fossimo 0-0, amministrate questo ultimo spezzone della partita che però vede il Montepaone in vantaggio per 2-0 e quindi sicuramente la situazione è in salita per il Taverna e da amministrare per quanto riguarda l'11 di mister Pisano. E Giglio che tocca il pallone per il numero 6, ci sembra Pupo, il lancio a cercare Canino, il colpo di testa favorisce Domenico Voci che controlla la palla, cerca di andarsene ma Canino lo ferma e la palla poi viene assegnata al Montepaone per quanto riguarda il rimbalzo e quindi l'out e la conseguente rimessa laterale. A questo punto il 2-0 e la superiorità numerica rassicura il Montepaone, ma dobbiamo dire che questo Taverna è sicuramente una squadra che merita di più della classifica attuale e che soprattutto ha incontrato oggi un ostacolo difficile, ma dimostra di avere i numeri per poter dire la sua in questo campionato di prima categoria Girone C calabrese. Viene chiamato in causa intanto Emanuele Fiorentino che scambia con Macri, è entrato in campo un uomo di esperienza, ma attenzione perché c'è qualcosa che non va al signor Origlia. Vediamo
quale problematica avrà appunto il signor Origlia. Ha visto delle persone non autorizzate all'interno dello spazio tecnico, mentre intanto noi annotiamo che viene accesa illuminazione artificiale, il che, considerata l'inverno e il buio che cala presto, diventa una cosa importante. Intanto salutiamo Mellace, che abbandona il campo con una vistosa fasciatura all'altezza del polpaccio sinistro, un altro combattente, un guerriero, dicevamo prima, e quindi in bocca al lupo a Mellace. Il rilancio di Fiorentino viene colpito di testa, la palla favorisce Colosimo che cerca di andarsene, subisce fallo da parte di Doria che gli fa assaggiare un po' i suoi tacchetti, niente di grave, diciamo un'espressione colorita da parte di Colosimo nei confronti del giocatore che comunque gli ha dato un calcio, ma ricordiamo che stiamo giocando non a scacchi ma appunto in un gioco tipico di contatto. Il tocco di Marcellino favorisce Minoliti, che evita bene il numero 3 Ursino, però viene raddoppiato a sua volta, la palla finisce ancora al Taverna, parabola arcuata, Giglio colpisce di testa e Macri spazza, ma continua ad attaccare, in questo caso è Puleo che recupera il pallone, si gira di sinistro, si porta la palla sul destro ma poi preferisce l'esterno sinistro per tirare, rimbalza il pallone sulle spalle di Paparazzo e Fiorentino fa sua la palla e recupera quei secondi che permettono ai suoi compagni di rifiatare quando stiamo per entrare nel 41esimo minuto del secondo tempo e mister Pisano si fa sentire con veemenza per dare indicazioni ai suoi, per guidarli, quasi telecomandarli verso quella che potrebbe essere un'altra vittoria e un altro momento da capolista per il Montepaone. Ma non anticipiamo i tempi perché il Taverna continua a giocare e vediamo il rinvio deciso in direzione Vono, anzi Vatrella, da parte di Fiorentino. Si trattava chiaramente di Francesco. Anche gli animi sembrano comunque placati sia all'interno del rettangolo di gioco sia nel campo per destinazione. La palla si impenna, ancora un colpo di testa con Paparazzo che alleggerisce verso Macri che senza mezzi termini rinvia il pallone, il colpo di testa favorisce Doria e il tocco è per Macri e per Voci Marco. In questo caso forse c'era il fuorigioco, è partito proprio quasi in linea. Dal nostro monitor di servizio ci sembra che avesse il gomito in fuorigioco, ma forse anche qualcosa in più. Il tocco è per Canino che viene contratto da Dorie e la palla finisce rimessa laterale, ancora una volta ne avrà battute almeno una cinquantina Colosimo, tocca per Canino che evita l'avversario, Fiorentino ribatte e la palla finisce tra i piedi di Pupo si appoggia verso Corigliano, ora si è disposto con quattro giocatori in attacco, quindi è un 4-1-4 quello di mister Folino, con Fiorentino che combatte direttamente con l'avversario, la palla viene recuperata da Giglio che poi si tuffa, in questo caso onestamente l'arbitro non ha bocca, ma comunque era netta l'accentuazione della caduta, con Origlia che lo rimprovera verbalmente dicendo almeno aspetta che io sia lontano perché se sono così vicino alla fine me ne accorgo. La rimessa laterale sarà in favore del Montepaone, ripetiamo comunque che Giglio ha dimostrato il suo valore e non ce n'era bisogno perché si tratta di un giocatore ampiamente conosciuto, ma tutto il Taverna ha dimostrato di essere una squadra importante, ripetiamo, ha trovato un buon Montepaone e poi soprattutto ha vissuto un momento di nervosismo che è nato da quella espulsione del giocatore in panchina, da tutto quel momento di confusione e poi dalla doppia ammonizione nei confronti di Nicoletti che comunque era figlia sempre di quella tensione. Il colpo di testa favorisce Canino che tocca per Giglio che era partito in posizione regolare, attenzione perché Fiorentino stava per essere ingannato da una pozzanghera ma comunque recupera la palla e l'appoggia per Macri. Incominciamo anche a dare un occhio all'arbitro perché tra poco alzerà il braccio per indicare il tempo di recupero che riterrà opportuno. Vatrella stoppa il pallone, torna un attimo indietro, lo amministra con tranquillità per poi appoggiarlo a Domenico Voci che scambia con Ursino, non si capiscono i due e la palla finisce in rimessa laterale con Vono che effettuerà appunto
la rimessa e il Taverna che reimposta con un sinistro lungo il l'azione e ancora una volta si chiudono le maglie della difesa, ma vediamo Pupo che recupera, ribatte il Montepaone, Marcellino l'autore del gol che in questo momento dà la tranquillità al Montepaone che riparte, si appoggia per Doria e la linea verde del Montepaone, Domenico Voci riceve la palla, alza la testa, crossa e tira in corsa il numero 8 Marco Voci. In questo caso il tiro è stato frenato dal fango perché il terreno, ricordiamolo, ha subito una notevole pioggia fino all'inizio del match. E ancora si chiude l'azione della difesa del Montepaone con Fiorentino che riceve da Fiorentino e rinvia. Il colpo di petto favorisce il numero 6 Pupo che è diventato un po' il playmaker avanzato del Taverna. Canino tocca per Giglio, Giglio si gira di sinistro, la palla rimbalza su Domenico Voci ma finisce ancora a Canino. Canino cerca il tiro, Domenico Voci lo contra e toccherà ora a Ursino ripartire e reimpostare l'azione offensiva. 44esimo, 32 secondi e qualche manciata di centesimi quando Marcellino, attenzione perché era partito bene Domenico Voci ma poi si è fermato nel momento in cui si è accorto di essere in fuorigioco. L'arbitro ha alzato tutte e due le mani per segnalare il recupero, quindi 5 minuti sono sicuri. Ora verificheremo fino a che minuto ci porterà il signor Origlia di Paola. Intanto Vatrella gigioneggia all'altezza della bandierina cercando di portarsi a casa il maggior tempo possibile, è contrato da Vono, alla fine quest'ultimo gli soffia il pallone e spara via la sfera senza ragionare molto. In questo momento il Taverna, anche se è un'impresa difficile rimontare due reti, dovrebbe sicuramente mantenere un certo ordine tattico, però è molto più facile dirlo stando seduti al coperto che stando in campo. È su un campo sicuramente pesante dove notiamo i giocatori hanno comunque agito con forza atletica notevole, sia quelli del Taverna sia quelli del Real Montepaone. Ancora Paparazzo che scambia con Ursino e poi sceglie, giusto per far venire un patema d'animo ai propri tifosi, un passaggio all'indietro verso Fiorentino. Il tocco però favorisce Marco Voci che se ne va in velocità di fronte a sé Colosimo e alla fine Colosimo con esperienza si fa fare fallo. È un giocatore esperto, quadrato questo Colosimo, che ha arginato Marco Voci, in questo caso partito in tempo sull'assist che proveniva dalle retrovie. Entra in maniera troppo decisa Marcellino, ci sarà una punizione all'altezza della metà campo, zona però difensiva del Taverna, con Puleo che tocca per Pupo. Hanno costituito un po' questa dorsale dopo l'uscita di Nicoletti i giocatori del Taverna, e Colosimo che si ferma di colpo di destro, cerca di toccare per Giglio, non aggancia il pallone e arriva poi Ursino che vince quasi un tackle con Pupo. E ancora Vatrella, elegante nel controllo, che tocca verso Paparazzo e Puleo che va ancora in tackle con Vatrella che si accorge che Voci era in fuorigioco, rientra Voci dal fuorigioco, si tratta di Marco. Vatrella si sovrappone, chiede palla a Doria, ormai il Montepaone attacca a sprombattuto, tocco per Vatrella solo davanti al portiere, tocco a favorire l'intervento del compagno, si trattava di Paparazzo, in questo caso doveva essere più egoista Vatrella e puntare direttamente a rete. Intanto siamo arrivati al momento in cui è necessario anche dare uno sguardo e vedere chi è stato il migliore in campo. Perdonateci, ma riteniamo che nonostante l'infortunio e quindi l'essere uscito a un certo punto della partita, Mellace rimane il migliore in campo per quanto riguarda il Montepaone. E una nota anche per Corigliano, che è stato un po' il baluardo della difesa di un Taverna che non ha demeritato ma si è dovuto inchinare di fronte a una forza territoriale del Montepaone. Intanto se ne sono andati 2 minuti e mezzo del recupero, c'è Origlia che ancora dà segni e Conidi che di testa sfiora il pallone e quindi ci sarà il secondo calcio d'angolo, il primo del secondo tempo in favore del Taverna, con Cariati che va a battere appunto, anzi si tratta di Canino, va a battere appunto questo calcio d'angolo. I giocatori che trovano ancora la forza per muoversi, intanto vediamo che entra in campo per il Montepaone Sgro, vediamo quando esce, quando siamo al 93esimo del secondo tempo. Esce, entra Sgro e vediamo un po' chi sarà chiamato ad uscire, chiaramente senza fretta a questo punto. Si tratta di Vatrella che esce al 93esimo del secondo tempo, quindi
quando sta per concludersi appunto il match, esce Vatrella, la freccia di Staletti, che viene sostituita da Sgro, e quindi mister Pisano permette la standing ovation nei confronti di un giocatore che ha corso tantissimo e che ha avuto anche tanta eleganza nel gesto tecnico, e l'ingresso appunto di Sgro, che dovrà dare sostegno ai suoi compagni in quest'ultima, manciata di secondi, quando siamo al 48esimo della partita. Parte intanto Canino, parabola arcuata, colpo di testa a liberare, forse con la mano Cariati o forse con la spalla, si aggiusta il pallone e l'arbitro subito prontamente fischia la punizione in favore del Montepaone. Mentre scendono le ombre della sera qui sul comunale di Montepaone, ricordiamo il risultato: 2-0. Con le reti di Pirritano e Marcellino, le varie sostituzioni che ci sono state, con Mellace e Corigliano che sono stati un po' i migliori dei rispettivi 11, con Fiorentino che rinvia, la palla viene ancora presa di testa al Taverna, fermata da Paparazzo che la controlla, Marco Voci chiede palla, la riceve ma non riesce a controllarla, la palla schizza sull'erba bagnata e Voci non riesce a far altro che portarla appunto sul fondo, nonostante una di quelle scivolate che piacciono tanto a tutti gli amanti del calcio. E intanto sarà Tallarigo che effettua il calcio di rinvio corto nei confronti di Puleo. Puleo tenta il lancio a cercare Giglio, ma ancora una volta arpionato il pallone da Macri, riparte Paparazzo, il Montepaone continua a macinare il gioco, c'è il lancio verso Ursino che però non riesce a controllare perfettamente, anzi no, si tratta di Sgro, non riesce a controllare perfettamente il pallone, e poi la palla finisce nella zona di competenza di Pupo, che allarga di esterno sinistro verso Canino, che segue l'azione, parte in velocità, lo rimonta subito Doria che addirittura lo ferma mettendo la palla in calcio d'angolo, e quindi diventano 3 i calci d'angolo per il Taverna, 3-3 il risultato finale, ma solo per quanto riguarda i calci d'angolo, quello relativo alle segnature è di 2-0 in favore del Montepaone. Siamo al 50esimo e 30 secondi, calcio d'angolo di Canino, ancora un colpo di testa e riparte ancora Marcellino che tocca per Marco Voci, è partito in velocità Paparazzo. Marco Voci porta via la palla, ma ormai non è più tempo di correre, bensì soltanto di aspettare il fischio del signor Origlia, e poi il tocco è a cercare Domenico Voci che riceve la palla con Colosimo che di esperienza lo sposta e recupera il pallone. I giocatori sono praticamente distrutti ed ecco che Colosimo, che è anche un altro che meriterebbe la Parma del migliore, se ne va, tocca per Canino, Canino cerca un improbabile colpo di tacco, poi c'è Doria che recupera il pallone, gli sbatte anche sulla faccia, Giglio recupera a sua volta, evita un avversario, dimostra appunto di saperci fare con i piedi e poi mette la palla fuori molto cavallerescamente, visto che Doria ha ricevuto una pallonata in faccia e quindi si è un attimo fermato. Siamo ormai al 51esimo e 24 secondi, quindi ben oltre la segnalazione iniziale del signor Origlia, che spiega anche a mister Folino che ha intenzione appunto di decidere lui quando sarà il momento di chiudere il match, mentre mister Folino probabilmente sta pensando in questo momento non ci sono possibilità di recupero, quindi vediamo un attimo di chiuderla qua e tutti negli spogliatoi. Ecco che ha guardato il cronometro il signor Origlia, ancora una volta è Colosimo con Puleo che controlla il pallone, torna ancora tra i piedi di Puleo la sfera, ha il fischietto in bocca il signor Origlia, riceve la palla Canino, terminano qui le ostilità, il Montepaone batte per 2-0 con reti di Pirritano e Marcellino il Taverna. È una partita maschia, bella, sotto la pioggia, ha avuto soltanto un attimo di polemiche e di qualche accenno di scontro in campo e fuori, ma poi tutto si è stato sedato, e quindi il signor Origlia insieme alla squadra esterna di Soverato 1 composta da Pasquale Lentini, Teresa Nisticò e la voce che vi parla Giorgio De Filippis, mentre i giocatori del Montepone festeggiano la vittoria, dicevo, manda tutti a casa e a bere un tè caldo. Grazie per l'attenzione e buona serata. Ricevitoria Gerace a Monteponelino. Da noi puoi giocare Supera 8, Totogol, Totocalcio, Tris giornaliere e Win for Life. Ogni ora. Agenzia autorizzata per le scommesse sportive Match Point.
ricariche telefoniche, pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio. Ed in attesa della tua giocata vincente, puoi consumare un gustoso aperitivo nell'annesso bar Ricevitoria Gerace. Vi aspettiamo in via Padre Pio a Monte Pollerito. Su di noi puoi scommetterci.